Ora, lo strumento di tutela che viene appunto, tutela di cui veramente nella legislazione italiana si è parlato per tutto il Novecento, perché le varie leggi nel 1909 la legge Rosari, nel 1922 la legge Croce, le leggi del 38 sono tutte delle anticipazioni in fondo del principio di tutela che poi nella Costituzione italiana la Costituzione definisce in modo più chiaro, in modo più forte, dirompente, mettendo la tutela del paesaggio e dei beni all'interno dei principi costituzionali fondamentali. Ma lo strumento che possiamo usare effettivamente per garantire poi la tutela del patrimonio culturale della nazione sarebbe la corretta pianificazione, cioè l'impegno a conciliare le trasformazioni del territorio con il rispetto del patrimonio paesaggistico esistente. Questo poi alla fine è ciò di cui noi in fondo ci occupiamo. Ora, gli ultimi 25 anni della storia di Salerno sono segnati dall'elaborazione e dagli effetti del piano regolatore generale, poi PUC, firmato da Pugliese e vigente dal 2007. L'iter del piano è durato più di 10 anni, la relazione programmatica del 94, l'adozione del piano è del 2006 e poi il piano è diventato vigente a gennaio del 2007. Ora, in questo lungo arco di tempo, quelle che erano state le premesse programmatiche del piano sono praticamente saltate, sono state superate da una serie di modifiche all'interno del piano, ma anche da una serie, le famose varianti, una serie di interventi sul territorio che hanno in qualche modo messo, diciamo, hanno impedito la definizione di un piano realmente complessivo, coerente con le premesse programmatiche che nel 1994 erano state tutto sommato abbastanza favorevolmente accettate da tutti in città. Ed era l'epoca in cui anche una partecipazione cittadina rappresentata da un folto gruppo di associazioni che si costituirono in un forum delle associazioni iniziò un percorso di dialogo, di confronto con l'ufficio di piano che era stato creato all'interno, che era stato creato dall'amministrazione comunale proprio perché la elaborazione del piano avesse un andamento condiviso, discusso, trasparente. Questa premessa è saltata. Il rapporto con l'ufficio di piano non fu più possibile. Gli anni sono sempre, il passare degli anni è sempre un elemento che rischia di addormentare le coscienze quando non si riesce a impostare e portare avanti un discorso costruttivo. È facile che si rinunci a voler capire, anche soprattutto di fronte a una realtà di amministrazione che non ha nessun piacere che si capisca e si discuta. Quando si ricomincia in città a discutere del piano, dopo un momento in cui c'è stata una
proposta di comprensione del piano. Nel frattempo le varianti andavano avanti e quindi la trasformazione del territorio avveniva abbastanza pesantemente, con un momento in cui il cosiddetto gruppo di 30, cioè un gruppo di intellettuali, professionisti, tecnici, che propose una discussione di comprensione del piano. Non fu un vero momento di riflessione critica. La riflessione critica è fondamentale perché è se la condizione che porti all'elaborazione di alternative individuabili. Chiamare riflessione critica il momento in cui si prende atto di ciò che sta avvenendo, ma non lo si discute, non si contrappone a ciò che è proposto, la ipotesi di proposte alternative, probabilmente non di discussione critica si tratta, ma di semplicemente di, come dire, un modo per oggettivamente, lasciamo stare le intenzioni, diventa un modo per avallare ciò che sta accadendo. Comunque, quando nasce invece l'esigenza di contrapporre alle scelte che il piano finiva per proporre delle scelte alternative, perché faccio una parentesi velocissima, le osservazioni al piano che le procedure prevedono sono pressoché inutili, è per dovere che ciascuno presenta, chi si occupa di certe cose presenta le proprie osservazioni, ma inevitabilmente la commissione preposta alla lettura, alla valutazione di queste osservazioni cestina senza neanche motivazioni reali tutto ciò che va assolutamente contro l'impostazione del piano, delle proposte già fatte. Quindi quando avviene? Quando cominciano a realizzarsi dei progetti che vanno a toccare dei punti fondamentali della città, fondamentali dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista, come dire, immateriale, dal punto di vista della tradizione, della conoscenza, delle abitudini. E abbiamo due momenti iniziali molto forti: la nascita del Comitato No Crescent di fronte al progetto nella zona di Santa Teresa e la nascita del Comitato Giù le mani dal porticciolo per il progetto che riguarda il porto di Mastena. L'uno viene prima, l'altro dopo, ma sono due momenti che creano una riflessione seria, che creano il dibattito sul progetto, su ciò che avviene. Comunque, di ciò che avviene poi, come sarà l'organizzazione di Salerno, le trasformazioni che avverranno, ne parleranno certamente la professoressa Iovino, l'architetto Martino. L'architetto Martino ha lavorato in soprintendenza per molti anni, gli ultimi anni è stato soprintendente in Sardegna, ma ha avuto degli anni importanti della sua esperienza come assessore all'urbanistica durante la prima fase di elaborazione del piano Dominus. Quindi la conoscenza della città dell'architetto Martino è indiscutibile per quello che è avvenuto prima, per quello che è avvenuto dopo. E un elemento centrale delle osservazioni, e vengo subito all'oggi, era l'assurdità della previsione di abitanti. Il piano era tarato prevedendo un incremento della popolazione che prima nelle carte propedeutiche, diciamo, allo studio del piano era di circa 150.000 abitanti, la previsione era per una città di 180.000 abitanti. Negli anni, che abbiamo detto sono più di 10, che intercorrono fra l'inizio dell'elaborazione del piano e la sua
andare in vigore nel 2007, la popolazione è già notevolmente diminuita. Nel 2007 siamo a circa 140.000 abitanti. Successivamente il calo della popolazione è ancora aumentato. Oggi la popolazione di Salerno è calcolabile intorno ai 134.000 abitanti. Nel frattempo le verifiche, dopo 5 anni, adesso dopo 10 anni del piano, anche dopo 5 anni è stata conservata integralmente la previsione dei 180.000 abitanti. L'attuale revisione del PUC, che siamo nel 2018, in realtà i 10 anni sono del 2017, in questo momento siamo nella fase delle osservazioni di nuovo rispetto alle nuove proposte della revisione del PUC, c'è il riconoscimento che l'andamento demografico è non corrisponde alle previsioni del piano, però poi non si riducono in modo corretto le previsioni di nuove costruzioni. Anzi, in questa revisione del PUC c'è un elemento ancora più rischioso, perché si prevede comunque una cementificazione che conserva il livello di, come dire, di nuove costruzioni preventivato negli anni precedenti, indipendentemente diciamo, dal tipo di progetto, indipendentemente dall'uso delle nuove costruzioni, ma quello che quasi che è ancora peggio, indipendentemente dal luogo nel quale coloro che andranno a investire per queste nuove costruzioni vorranno costruire. Cioè si prevede una cementificazione che vada anche al di fuori dei comparti edificatori previsti nel PUC. Ora, queste sono cose abbastanza chiare in questi giorni. Chi si occupa di queste cose sta elaborando di nuovo le osservazioni, sperando ottimisticamente che non facciano la fine delle osservazioni degli anni precedenti, per cui la commissione preposta guarda, dice, non è coerente con il nostro piano e quindi non ci interessa. Però comunque il lavoro viene fatto. Ora io chiudo qui, perché ci interessa andare avanti e sentire i relatori che sono qui al tavolo, che hanno delle cose molto più importanti e nuove da dirci. Quello che sicuramente ci sembra interessante è che mentre a livello teorico in Europa e non solo in Europa ormai c'è la convinzione, vengono elaborate e portati avanti discorsi sulla importanza di non favorire più l'espansione urbana, l'importanza di preservare il territorio libero da cementificazione, anzi ci sono stati luoghi in cui si è molto, molto efficacemente, almeno nelle intenzioni, speriamo che poi corrisponda alla realtà, proposta una rinaturalizzazione di suolo cementificato, cioè un lavoro al contrario, invece che consumo di suolo, un recupero di suolo ancora permeabile, ancora adatto ad altri usi, e noi non possiamo che sperare che anche a Salerno si possa, nonostante tutto ciò che è accaduto, ripensare alla città, rivedere i metodi e gli obiettivi che si ci propone nell'uso del territorio, e ripensare alla città non più in termini di crescita, di accumulo, di consumo da tutti i punti di vista, ma considerando la città un valore che non sia quantificabile in modo monetario, ma che abbia una valenza civile di crescita e di consenso, perché la vita migliora. Ora, di queste cose
molto più ampiamente e correttamente parleranno Tommaso Montanari, che è professore ordinario di storia dell'arte moderna all'Università di Siena e che tutti in Italia conoscono per i suoi studi specifici, saggi importanti, ma per i saggi altrettanto e da certi punti di vista quasi più importanti, se posso permettermi, di saggi civili, cioè volti a affermare l'importanza anche del lavoro dello storico dell'arte, non solo per una conoscenza della sua materia che porti, come è augurabile e come avviene, a dei risultati accademici, scientifici di alto valore, ma il lavoro dello storico dell'arte che deve fondamentalmente rendere l'arte a livello di chi di arte non si occupa scientificamente. Cioè il compito dello storico dell'arte, secondo Tommaso Montanari, è quello di rendere fruibile per tutti ciò che rappresenta il massimo dell'esperienza artistica del paese. Ma questo avviene perché c'è una concezione veramente democratica della cultura e di ciò che esiste, che deve servire non per, come era fino a Tommaso Montanari, dice in questo volume, volumetto che spiega l'articolo 9 della Costituzione, scrive esattamente questo: nel 1948 la Costituzione ha spaccato in due la storia della cultura e della ricerca scientifica italiani, assegnando a spiagge e montagne, a musei, università e chiese una missione nuova al servizio del nuovo sovrano, il popolo, cioè noi tutti. La storia dell'arte è in gran parte la storia del potere di re e papi, granduchi e tiranni, principi e banchieri, ma il progetto della Costituzione ha cambiato questa storia. E allora ciò che esiste deve essere messo, deve permettere il pieno sviluppo della persona umana. Ora, questo è quello che anima l'opera di Tommaso Montanari ed è il motivo per cui non solo ha ricevuto, ha ricevuto il titolo di commendatore dal Presidente della Repubblica proprio per la difesa del patrimonio culturale. E poi non è un caso che qualche anno fa l'Italia Nostra ha ricevuto il premio Bassani, cioè è una lezione di democrazia. E la democrazia non riguarda solo a chi si rivolge, colui che sa per comunicare, ma la democrazia anche rispetto ai luoghi e alle opere, per cui un piccolo casale del 200 va difeso come un'opera codificata come grande opera d'arte. E in questo, per spiegare questo, Tommaso Montanari ci ricorda, a me lo ha ricordato, io non lo ricordavo, pure conoscendo, ho riconosciuto le parole di Pasolini quando le ho lette, ma io non le avevo in mente. Tommaso Montanari ricorda un passo di Pasolini che dice, di Pierpaolo Pasolini, che dice: voglio difendere qualcosa che non è sanzionato, non è codificato, che nessuno difende, che è opera, diciamo così, del popolo, di un'intera storia. Nessuno si rende conto che quello che va difeso è proprio questo passato senza nome, questo passato popolare. E quindi il concetto di paesaggio, che comprende all'interno della, che è tutt'uno all'interno dell'articolo 9 della Costituzione, come il patrimonio storico e artistico, quindi il paesaggio e il patrimonio storico e artistico sono un tutt'uno, e proprio per questo qualunque elemento
è altrettanto importante all'interno di un discorso generale. E io rimanderei la presentazione della professoressa Iovino, dell'architetto Di Salvi, a dopo, per lasciare la parola intanto a Tommaso Montanari. Io vi ringrazio, e ringrazio molto Raffaella Di Leo per questa presentazione molto generosa, vi ringrazio per questo invito a tornare a Salerno, in questa meravigliosa luce, questa terra che mi manca molto. Ho insegnato per 10 anni a Napoli e ora insegno in Toscana, e la vita è più comoda visto che vivo a Firenze, ma queste terre mi mancano molto, dunque grazie. È un grande piacere essere qua, rivedere amici come Fausto, che ha combattuto e continua a combattere, anche se con un ruolo diverso, in modo esemplare, parliamo, ed è molto importante, credo, essere anche in una sala dell'Archivio di Stato, che ringrazio l'amministrazione dei beni culturali e in particolare gli archivi, questo silenzioso, forse il più silenzioso e meno considerato presidio a difesa della nostra memoria e del nostro futuro soprattutto. Mi scuso anche per il fatto che dovrò a un certo punto scappare per andare a fare una conferenza su Caravaggio a Eboli, ho incastrato due cose. La mia discolpa, voglio solo dire che sono giorni un po' frenetici, perché ci siamo imbarcati, e uso il plurale perché è un'impresa, diciamo, fatta insieme a Salvatore Settis, che è stato evocato, a scrivere un manuale di storia dell'arte per le scuole, pensando che tutte queste battaglie che per tanto tempo proviamo a combattere hanno un luogo decisivo nella scuola, nella capacità di crescere fin da ragazzi con un alfabeto, una capacità di lettura di qualcosa che non è soltanto appunto la storia dell'arte codificata. Sulla quarta di copertina di questo manuale abbiamo scritto, tra le altre cose, è vitale entrare in comunione con la salubrità di aria, terra e acqua, con la memoria e la storia, con la profondità e la varietà dei nostri paesaggi, costruire un rapporto profondo con il contesto che abitiamo, con lo spazio pubblico monumentale, che è il vero capolavoro della cultura e dell'arte italiana. La storia dell'arte non come lo studio dei ninnoli, dei ricchi, ma come la chiave per aprire la porta di questo contesto, di questo paesaggio in cui viviamo. Sono appunto ore freddi che stiamo chiudendo le bozze, ma sono felice di essere stato, di riuscire ad essere qua. Allora, il titolo mi ha fatto molto pensare: cosa ci resta? È un titolo che mi ha richiamato il titolo di un bel libro recente di Vito Teti, Quel che resta, un libro di questo antropologo calabrese dedicato alle aree interne e al rapporto per l'appunto fra paesaggio e uomo nelle zone interne della Calabria, un libro molto bello che vi consiglio di leggere se non l'avete letto, in cui si inverte la domanda che di solito ci si fa nelle grandi città d'Italia rispetto alle aree interne, cioè come facciamo ad aiutarle. È un libro che prova a dire come possono aiutare invece il resto del paese, perché possono cambiare il modello cosiddetto mainstream, il modello diffuso, lo stile di vita, la scala dei nostri valori, perché è nelle parti più in pericolo che può anche trovarsi ciò che ci salva. È un famoso verso di Hölderlin, molto caro alla cultura del Novecento, ad Heidegger per esempio: accanto a dove cresce il pericolo, dove ci sono le cose pericolose, cresce anche ciò che salva. E che la città di Salerno, la città del crescente, ricordiamolo, sia anche il luogo dove si ricorda al resto del paese l'importanza del paesaggio, lo trovo una conferma di ciò che ho appena detto. Naturalmente non c'è solo il Cresce, c'è tutto quello che Raffaella ha ben detto e che sarà approfondito da chi conosce questa terra incomparabilmente meglio di me. Io vorrei provare a fare alcune riflessioni generali. Cosa ci resta? Cosa ci resta è anche il titolo, la traduzione italiana di un film di qualche tempo fa, che non so se ricordate, What is Left, che giocava con due possibili traduzioni italiane, stiracchiando un po' l'inglese. Cosa ci resta? Cosa rimane? Cosa ci è stato lasciato? Ma che cos'è la sinistra? What is left? Cioè quali sono le prospettive di un fronte politico che avrebbe come ragione sociale l'idea di cambiare i rapporti di forza che sono inesorabilmente a favore del mercato, della speculazione, del denaro, di tutto ciò che mangia il nostro paesaggio. Credo che in questo grumo di significati ci sia un senso che non riguarda il passato, non è un discorso di lamentazione, non è un discorso di sfogo fra pochi intimi, non è un discorso di commiserazione di noi stessi,
il fatto che questo punto interrogativo lo tracci una bambina, sempre leggo questo volantino, significa che questa è una domanda carica di futuro, cioè da dove si riparte, da dove si ricomincia a ricostruire una società diversa. Non ci siamo arresi, la partita è aperta, e credo che sia davvero importante guardare al nostro paesaggio, al luogo dove si svolge la nostra vita fisica e culturale, come al luogo da cui attingere la forza per andare avanti. Le esperienze politiche, secondo me, più gravide di futuro, più cariche di futuro nell'orizzonte globale, penso ad alcune esperienze dell'America Latina, sono quelle che hanno saputo iscrivere nelle loro costituzioni il concetto di giustizia ambientale, di giustizia ecologica, in cui il rispetto della terra, Pachamama, una terra quasi animata, quasi un essere senziente, è la condizione per qualunque altra giustizia. Non c'è giustizia sociale, non c'è giustizia fra gli uomini senza giustizia con quello che i cristiani, che il Papa chiama il creato, e che noi chiamiamo il paesaggio, l'ambiente, la terra. Allora io credo che proprio da questo, da una radicalità di visione, possa partire una capacità di guardare non indietro ma avanti. Cosa potremmo interpretarla anche così: cosa ci resta da fare, quello che abbiamo ancora da fare per provare a cambiare questo mondo. Parlare del paesaggio significa naturalmente affrontare un tema che è per definizione oggetto, confluenza, crocevia di competenze diverse, e proprio forse questa sua difficoltà, questa sua vastità rende il paesaggio sfuggente anche a livello accademico. Chi sono gli esperti di paesaggio? Per fortuna sono molti, che costringe gli accademici gelosi delle loro competenze a un dialogo continuo, a un reciproco apprendimento, imparare gli uni dagli altri. Proverei a dire che cos'è il paesaggio con un testo che non è forse molto bello letterariamente, ma ha il vantaggio di essere contenuto in una sentenza, e ci ricorda che, penso che ci sarà ricordato spesso, che sempre più spesso la fortuna, vorrei dire il futuro del nostro paesaggio, è affidato ai tribunali della Repubblica di vario ordine e grado. Io spero, a proposito, che quando ci saranno le ragioni della sentenza sul Crescent, la Procura di Salerno faccia andare avanti questa storia giudiziaria, non perché le aule giudiziarie siano l'unico luogo in cui si fa chiarezza, si comprende cosa è successo e si pongono le premesse per la costruzione di un futuro diverso, ma perché anche in quei luoghi si srotola, si dipana questa storia. Quelle motivazioni saranno interessanti per poter continuare una battaglia che a me pare essenziale. Le parole che vorrei leggere vengono da una sentenza del Consiglio di Stato del 2014. Come è noto, scrive il Consiglio di Stato, sotto il profilo costituzionale, l'articolo 9, che è stato citato, introduce la tutela del paesaggio tra le disposizioni fondamentali. Non lo ricorderemo mai abbastanza. Siamo una repubblica fondata anche sul paesaggio. In un momento, questo si decise, in cui il paesaggio italiano era singolarmente sfigurato, era il paesaggio che usciva dalla guerra, dove non solo il patrimonio artistico, ma proprio anche il paesaggio recavano evidenti le cicatrici dei bombardamenti, le cicatrici della lotta per la liberazione del paese dai nazisti e dai fascisti. Il concetto, continua il Consiglio di Stato, non va limitato al significato meramente estetico di bellezza naturale. Sembra pleonastico doverlo ripetere oggi, ma invece forse giova. Il paesaggio non è una parola confinata all'ambito dell'estetica. Non che l'estetica abbia nulla di ignobile, ma non è solo un problema estetico. Deve essere considerato come bene primario ed assoluto. Sono parole del Consiglio di Stato, non di un professore che non ha limiti nell'attingere al suo vocabolario, ma sono parole pesate, in quanto abbraccia l'insieme dei valori inerenti al territorio, concernenti l'ambiente, l'ecosistema e i beni culturali, che devono essere tutelati nel loro complesso e non solamente nei singoli elementi che la compongono. Oggi sul Fatto Quotidiano, in un articolo dedicato a Capri, mi sono trovato a ricordare, a proposito dell'arco naturale di Capri e del sentiero cosiddetto di Tiberio, che è stato in parte cancellato e privatizzato, una lunga battaglia
che qualche anno fa ha visto attivi Raffaele La Cabbia e Elena Croce, che si continua a combattere, questo è tipico delle battaglie per il nostro ambiente, battaglie generazionali e plurigenerazionali. L'arco naturale mi è venuto in mente come all'inizio del dibattito della Costituente Concetto Marchesi, prendendo un concetto dalla Costituzione di Weimar e anche dalla legge stessa, dalla legge Croce stessa, avesse parlato di monumenti naturali. Questa definizione così affascinante, che aveva un limite, quella di difendere alcune vedute panoramiche, alcuni scorci particolarmente belli ed importanti. Nel breve dibattito dell'Assemblea Costituente si arriva al dettato finale, il paesaggio e il patrimonio, cioè la visione più contestuale possibile. Non si difendono soltanto alcuni brani belli, ma si difende un'articolazione, si difende un contesto, un tessuto che non si può lacerare, la cui interezza, la cui complessità, la cui integrità è molto più importante della somma delle parti, è molto più della somma delle parti. L'insieme dei valori che riguardano il territorio, l'ambiente, l'ecosistema, il patrimonio culturale sono parole che non sono esattamente sinonime, ma che sono tutte comprese all'interno dell'area semantica del paesaggio. Il paesaggio, continua il Consiglio di Stato, rappresenta un interesse prevalente rispetto a qualunque altro interesse. Non è un'affermazione banale o da poco. Prevalente rispetto a qualunque altro interesse. Pubblico o privato. E quindi deve essere anteposto alle esigenze urbanistico-edilizie. Perché questo sia, potrebbe essere introduzione a ciò che immagino diranno Fausto, dopo molti di noi diranno. Il piano paesaggistico costituisce una valutazione ex ante della tipologia e dell'incidenza qualitativa degli interventi ammissibili in funzione conservativa degli ambiti reputati meritevoli di tutela, per cui i relativi precetti devono essere orientati nel senso di assicurare la tutela del paesaggio per assicurare la conservazione di quei valori che fondano l'identità stessa della nazione. La prosa non è eletta e semplice e lineare come quella del dettato costituzionale, ma è chiara, è molto forte, è molto radicale. Non sempre il Consiglio di Stato emette delle sentenze così chiare. Credo che questa sentenza meriti di essere ricordata. Prevalente rispetto a qualunque altro interesse, è così importante da legarsi alla stessa identità nazionale. Concetto di identità è un concetto pericoloso, è un concetto scivoloso che oggi viene brandito con una clava da una parte importante delle forze di governo, è un concetto escludente, è un concetto che rischia di essere interpretato addirittura in senso razzista, ma se andiamo alle radici del progetto costituzionale sulla nostra identità, vedremo che non c'è davvero nulla di escludente. Siamo italiani per via di cultura, non siamo italiani per via di sangue. Se ci cominciamo l'analisi del sangue siamo molto diversi, non siamo una nazione per via di stirpe. E quando parliamo di cultura intendiamo il patrimonio culturale, che è l'espressione con cui il codice designa tutto, paesaggio e patrimonio storico e artistico, è la fusione indissolubile di queste cose. In un testo che ho citato nel libretto, che generosamente Raffaella ricordava prima, un testo in cui Piero Calamandrei, uno dei padri costituenti, ricorda le sue gite degli anni 30 per sfuggire alle città sfigurate dal fascismo. In quel brano Calamandrei scrive, parlando di un promontorio toscano, un promontorio di Ansedonia, qui non si capisce dove finisce l'opera della natura e inizia quella dell'uomo. E questa è l'identità più profonda, il tratto identitario più profondo della storia italiana, la comunione, la pace fra ciò che ha fatto l'uomo e ciò che ha fatto la natura. La rottura di quella pace, l'aggressione, quando l'intervento umano diventa distruzione, una distruzione che coinvolge gli stessi umani, si ritorce contro gli stessi umani, si rompe quel tratto fondamentale per cui non possiamo più nemmeno parlare di identità. L'identità italiana da questo punto di vista è un'identità di pace, addirittura di pace col paesaggio, di pace con la natura, e questo è ciò che dovremmo tenere a mente forse più di ogni altra cosa. Il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione è un'espressione che non indica due cose tra loro distinguibili o tantomeno separabili, ma una cosa unica, cioè la forma dell'intero paese. Sono parole di Giuseppe Severini, che è stato per tanto tempo presidente di una sezione del Consiglio di Stato e uno dei giuristi che ha scritto le cose più
più importanti forse sull'interpretazione dell'articolo 9 della Costituzione, la forma dell'Italia, non solo la forma fisica, ma anche la forma culturale e direi la forma morale del paese, di un modo di essere che è solo nostro, che non è di nessun altro. Io non voglio rubare molto tempo agli altri, vorrei soltanto dire che andare a scuola di paesaggio significa andare a scuola di Costituzione, non si possono separare queste cose, è una scuola di cittadinanza, c'è qualcosa di veramente indivisibile. Hannah Arendt, una grande filosofa del Novecento, una donna forte e coraggiosa, che ha avuto anche il coraggio di andare controcorrente rispetto ad alcuni temi terribili, più terribili del Novecento, ha scritto che nella creazione del famoso paesaggio italiano c'è un rapporto strettissimo, intimo, fra cultura e natura. Sono le parole di una non italiana che ha guardato, che ha saputo vedere cosa siamo noi, cosa veramente siamo noi, che cosa abbiamo saputo costruire. Intorno alla divulgazione italiana del pensiero di John Ruskin, un grande artista, teorico del restauro, un grande intellettuale dell'Inghilterra tra 8 e 900, colui che ha ispirato, anche se sembra strano, quando lo ricordo i miei studenti si stupiscono molto, la stessa vita di Gandhi. Non so se qualcuno di voi ricorda la scena iniziale del film, fortunatissimo, su Gandhi, quando il giovane avvocato in Sudafrica, il giovane avvocato indiano, viene cacciato dalla prima classe perché non è bianco e gli viene tirato in testa dal controllore il libro che stava leggendo in treno. Quello libro è John Ruskin, è un libro che Gandhi fa tradurre, che mette al centro del riscatto della nazione indiana. Ruskin è un pensatore che è stato molto importante anche per l'Italia e non è forse una sua espressione, ma è un'espressione che viene coniata dalla divulgazione del suo pensiero: il paesaggio come il vero volto della patria, una retorica di marca risorgimentale che si appunta in modo inedito sul paesaggio. Questa idea del paesaggio come il volto della patria ha un'antica tradizione. Raffaello nel 500, l'artista, aveva scritto che il paesaggio rovinato e il patrimonio distrutto sono il cadavere della patria, il volto e il cadavere. È un modo di parlare del paesaggio che ce lo fa sentire vicino, che ci fa sentire il legame, direi, viscerale che abbiamo con tutto questo. Io credo che nelle nostre scuole e in occasioni come queste dobbiamo reimparare a frequentare il paesaggio, a viverlo. Mi è capitato di dire, suscitando qualche perplessità, che gli storici dell'arte dovrebbero avere il coraggio di recuperare un lessico, un modo di pensare, un modo di credere anche, di sentire, che è stato sviluppato da altre competenze. Ho ricordato come Luigi Veronelli, sì, l'esperto dei vini, le cui riflessioni stanno alla base di un'esperienza contraddittoria ma importante, io credo, come Slow Food, a proposito di comunione col paesaggio, scrivesse che non basta più per conoscere il vino bere il vino all'enoteca, ma bisogna rompere la gabbia del mercato, la gabbia della grande distribuzione, e ricominciare, lui diceva, a passeggiare le campagne, a passeggiare il paesaggio, a passeggiare le cantine. Il vino, le vigne, il paesaggio, il lavoro dell'uomo. Cioè, non si possono separare queste cose. Slow Food ha reinsegnato a molti italiani che il cibo buono non è un lusso dei ricchi, che il cibo buono deve essere anche buono eticamente, deve essere giusto, e che ci vuole un rapporto stretto con i luoghi in cui questo cibo viene prodotto, il paesaggio. Allora, questa rieducazione non può essere lasciata soltanto da alcuni ambiti. Rompere la gabbia, io ho scritto rompere la gabbia delle mostre d'arte, ricominciare a entrare nelle chiese, ricominciare a entrare nei castelli, ricominciare a capire il rapporto fra le opere d'arte e il paesaggio, ricominciare a pensare tutto come un corpo che non si può fare a pezzi enucleando gli organi pregiati, un corpo è intero. E l'ultimo punto è che questo corpo va difeso, io credo, attraverso la capacità di suscitare una partecipazione diffusa. Il caso, ed è su questo che chiuderò, il caso più noto, frequentato, raccontato dal discorso pubblico di questo periodo a proposito di paesaggio è probabilmente il TAV, la lotta no TAV in Val di Susa. C'è una grande sovraesposizione di quell'esperienza. Siamo all'altro capo della penisola, in una valle alpina, in una valle al confine con la Francia, in cui l'oggetto del contendere è noto: scavare un tunnel che faccia
trasportare più velocemente le merci, perché di questo si tratta, in Francia, merci che non ci sono in questo momento, in un braccio di ferro che dura da 25 anni. Ora non voglio entrare negli aspetti tecnici, non avrebbe senso farlo qua, ma quella esperienza insegna una cosa. Il punto fondamentale è stato il ruolo della comunità che vive in Val di Susa nel processo decisionale che porta a cambiare, a intervenire sul paesaggio. Io ho visto i notaro, i tanto temibili notaro, criminalizzati in modo assurdo dalla Procura di Torino per molto tempo, ho visto i notaro fronteggiare la polizia e l'assetto antisommossa portando un foglio e leggendolo ad alta voce. Su quel foglio c'era un passo dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, un passo che vorrei leggere. È un'enciclica che è uscita nel maggio del 2015. È sempre necessario acquisire consenso tra i vari attori sociali che possono apportare diverse prospettive, soluzioni alternative. Si parla del dibattito su che cosa fare dell'ambiente, sulle grandi opere che possono modificare l'ambiente, in generale sulla pianificazione, su come modificare il paesaggio. Nel dibattito devono avere un posto privilegiato gli abitanti del luogo, i quali si interrogano su ciò che vogliono per sé e per i propri figli e possono tenere in considerazione le finalità che trascendono l'interesse economico immediato. Cioè, non tutto è riducibile al mercato, non tutto è riducibile a un interesse economico immediato. Quando si parla di valorizzazione, di estrazione di valore del paesaggio, quanto i cittadini, i residenti, la comunità è messa in grado di capire qual è la posta in gioco e di poter decidere essendo informata? Qual è il ruolo dell'informazione? Il TAV, la vicenda TAV è una grande storia di deformazione dell'informazione, di tradimento dell'informazione. Basti pensare che l'osservatorio sul TAV era in realtà l'istituzione che guidava la realizzazione del TAV, si chiama osservatorio, non era osservatorio. La manifestazione cosiddetta SITAV delle famose madamine a Torino è stata annunciata dalle locandine di alcuni famosi quotidiani nazionali che dicevano quella mattina tutti in piazza, allora, il giornale portava la gente in piazza o spiegava che cosa stava succedendo, qual è il ruolo dell'informazione. Bisogna, questo è ancora il Papa, l'idea di interventi sull'ambiente per dare luogo a politiche pensate e dibattute da tutte le parti interessate. La partecipazione richiede che tutti siano adeguatamente informati sui diversi aspetti e sui vari rischi e possibilità, e non si riduce alla decisione iniziale su un progetto, ma implica anche azioni di controllo e monitoraggio costante. C'è bisogno di sincerità e verità nelle discussioni scientifiche e politiche, senza limitarsi a considerare che cosa sia permesso o no dalla legislazione. Questo è il Papa, cioè il sovrano di uno Stato teocratico, che dice queste cose. Che cosa dicono le forze politiche della sinistra o comunque della democrazia italiana? Credo che ci sia un forte arretramento, sono molto più indietro rispetto al pensiero del sovrano della Città del Vaticano in termini di partecipazione, e questa è una cosa su cui dovremmo riflettere con grande forza autocritica. Io credo che il coinvolgimento delle comunità, un coinvolgimento vero e informato nella pianificazione, nella progettazione, nel rispetto dei piani, sia fondamentale, ma deve essere non una manipolazione, ma una vera partecipazione. Per questo l'informazione e per questo incontri come questi sono fondamentali, ma non per il paesaggio, per la democrazia. La difesa del paesaggio è una grande questione democratica, forse è la vera fondamentale questione democratica, in un momento in cui la stessa sopravvivenza dell'umanità a livello globale non è scontata e si gioca certamente sul tavolo dell'ambiente e del paesaggio più che su ogni altro tavolo. Grazie. Formazione della società, della vita, perché le due cose vanno insieme. E da questo punto di vista mi sembra importante che all'intervento di Tommaso Montanari segua subito quello della professoressa Iovino, che insegna geografia all'Università di Salerno e che da geografa, quindi facendo i conti con la realtà fisica e non solo fisica, ma la realtà esistente, giunge, mi sembra, da ciò che ho letto dei suoi bellissimi scritti, giunge alle stesse conclusioni, cioè
l'importanza nelle trasformazioni del territorio di tener conto di tutti gli elementi che sono elementi fisici, ma sono elementi della tradizione, della cultura, delle aspirazioni e dei bisogni delle popolazioni che vivono in quei luoghi. Mi sembra veramente molto significativo. E ovviamente la geografa si occupa di sviluppo locale, pianificazione e pianificazione territoriale, degli assetti della globalizzazione, dei sistemi informativi geografici, della cooperazione euro-mediterranea. Il suo campo di interessi e di impegni è ovviamente ampio, partecipa a progetti importantissimi. Abbiamo la fortuna che questa data non si è sovrapposta al suo incontro per appunto mettere a punto e andare avanti con i suoi progetti di carattere internazionale, applicato metodi di analisi del territorio nelle zone e negli aspetti più sensibili di Salerno. Tra i suoi articoli si troviamo esaminati i problemi delle aree dismesse della Valle dell'Irno e le occasioni di trasformazione urbana e di riqualificazione funzionale, con particolare attenzione appunto alla zona costiera, al fronte marittimo di Salerno, partendo da, perché Salerno viene usato dalla professoressa Iovino come momento, come esempio, per un discorso più ampio, più generale. Tutte le città che vivono sul mare, in particolare quelle che hanno un porto all'interno della città, come avviene ancora a Salerno, hanno dei problemi particolari e hanno lo sviluppo di queste città e di queste zone lungo il mare rappresentano il campo privilegiato di ricerca e l'occasione per sperimentare percorsi sostenibili di rigenerazione urbana. Si è occupato in particolare, a proposito di Salerno, di ciò che è accaduto nell'area di Santa Teresa, appunto con la costruzione, il progetto e poi la costruzione del grande parcheggio e dell'edificio Crescent, e anche della vicenda che per ora è sospesa, i lavori, il progetto non è stato eseguito, non sappiamo bene quello che avverrà, che riguarda il costruzione di Bastena. Convinta che l'approccio geografico può offrire un significativo contributo alla riflessione sulla trasformazione del fronte marittimo in termini di conoscenza contestuale, che è un elemento fondamentale, cui anche Tommaso Montanari faceva riferimento. La conoscenza è importante delle aree oggetto di intervento e di individuazione delle risorse e dei bisogni. So che la professoressa ha bisogno di proiettare, quindi penso che dobbiamo abbassare le luci se possibile. Prendere in considerazione riguarda le modalità di contrattualizzazione dei processi trasformativi e di gestione dei progetti urbani, quindi le strutture di governance, con particolare riferimento al rapporto pubblico-privato e al ruolo della partecipazione, dell'empowerment locale, della partecipazione. È ovvio che nell'approccio market driven in qualche modo il soggetto pubblico abdica al suo ruolo di decisore e si fa portatore degli interessi forti dell'elite, delle lobby urbane, possano essere di scala locale o in alcuni ambiti urbani di scala globale. Questa circostanza molto raramente è legata alla debolezza dell'attore istituzionale, più frequentemente è legata a una coincidenza di interessi tra attore istituzionale e lobby,
proprio perché diciamo, strategie rigenerative orientate al mercato diciamo, si traducono in urbanizzazioni e quindi diciamo, si traducono per l'ente locale in entrate aggiuntive sotto forma di gettito fiscale e di oneri di urbanizzazione. Un'eredità di essere ritrovata, una vergogna tutta italiana che riguarda gli oneri di urbanizzazione, che ha fatto sì che diciamo, nel nostro paese per oltre un decennio si siano utilizzati gli oneri di urbanizzazione che la legge Bucalossi del 77 vincolerebbe al patrimonio, diciamo, alla cura, alla manutenzione del patrimonio comunale, alle opere pubbliche, e invece diciamo, si è permesso di utilizzare questi oneri di urbanizzazione per le spese correnti dei comuni. Voi capirete che diciamo, la distorsione massima che è derivata da tutto questo, diciamo, prima c'è stato il codice degli appalti del 2001, poi dalla legge finanziaria del 2014, questa è la prima finanziaria che diciamo, ha rimosso la dicitura diciamo, per spese correnti, è quella del 2016. E quindi questo diciamo, ha alimentato un modello insediativo assolutamente sprole, diffuso, di urbanizzazioni diffuse sul territorio, che come diciamo, tanti studi a partire da quelli dell'Agenzia Ambientale Europea hanno messo in luce, il modello diciamo, di maggiore insostenibilità ambientale, quello più inefficiente anche dal punto di vista economico, i cui costi ricadono sulla collettività, perché vuol dire un sistema di trasporto inefficiente, costi legati all'illuminazione, alla rete fognaria e così. Di converso diciamo, il modello place-based vede l'attore pubblico come decisore del processo trasformativo e quindi diciamo, che dovrebbe tutelare a nome dell'interesse collettivo, cioè dovrebbe tutelare gli interessi della collettività, anche diciamo, con uno sguardo lungo che non si appunti solo sull'intervallo elettorale, diciamo, quindi ai fini di puro consenso elettorale, e diciamo, interventi place-based si traducono diciamo, in strategie che tendono invece a frenare la crescita di città, le città che ormai peraltro dal punto di vista demografico non crescono più, quindi si ha quello che l'Unione Europea chiama decoupling, cioè un disaccoppiamento tra l'andamento delle urbanizzazioni e l'andamento della popolazione, diciamo che non, quindi le urbanizzazioni in qualche modo non rispondono più a bisogni insediativi, a bisogni residenziali, a bisogni produttivi, ma avvengono anche in presenza di stagnazione economica, di declino demografico, quindi diciamo, massima insostenibilità e inefficienza. Quindi diciamo, frenare l'espansione urbana e ovviamente diversa apparirà anche la partecipazione dal basso. Forse se questo diciamo, è la nota scala della partecipazione di Amsterdam, così come riformulata dal geografo turco, che diciamo, ci mostra i paradigmi per la valutazione dei processi partecipativi. Per l'approccio place-based diciamo, il paradigma di riferimento è quello conciliativo, cioè il ricorso a una delega di responsabilità verso il basso e quindi reali processi di democrazia partecipata. Al contrario, diciamo, il modello neoliberista market driven fa riferimento, diciamo, le pratiche partecipative sono riconducibili agli altri due modelli, il modello manipolativo e il modello consultivo. Il modello manipolativo è un modello, diciamo, top down, un modello che dissimula, cioè porta a una sorta di pseudo partecipazione, nel senso l'utilizzo il ricorso a pratiche partecipative è strumentale, cioè risponde solo a quello che è dettato normativo, per legge lo faccio ma di fatto decido io, anzi molte volte diciamo, viene assimilato a quelle che vengono chiamate pratiche DAD, decidi, annuncia, difendi. E ugualmente diciamo, nell'approccio market driven ritroviamo il paradigma consultivo che invece si basa sul tokenismo, cioè una piccole concessioni che vengono fatte ai diversi stakeholder
territoriali, ma di fatto diciamo, non modificano l'indirizzo già assunto alla radice, quindi una sorta di pseudo partecipazione. Ritornando diciamo, alle componenti analitiche, diciamo, alle dimensioni analitiche prese come riferimento, diciamo che le altre sei componenti in qualche modo sono fortemente condizionate dalla struttura di governance, cioè della prima componente analizzata. La seconda dimensione è la trasformazione fisica, cioè land use, l'uso del territorio, che già abbiamo sottolineato come diciamo, avendo come scopo primario proprio l'urbanizzazione del territorio, avremo nel modello market driven un elevato consumo di suolo e elevati indici di edificabilità, anzi diciamo, le manovre più ardite, quelle che per, diciamo, verso cui si punta molte volte proprio diciamo, cambi di destinazione d'uso, perché sono quelli che permettono i più ampi margini di profitto, quindi ovviamente la trasformazione di un terreno agricolo o naturale in terreno urbanizzato permette di duplicare il valore di quel terreno, quindi perché costruire sul costruito, perché così quando diciamo, si può ottenere margini ben più ampi, quindi diciamo, puntare sul differenziale della rendita fondiaria. Al contrario, nel modello place-based si punta a un risparmio del suolo e a un utilizzo dei brownfield, delle aree dismesse industriali, ma anche dei vuoti, cioè delle aree dismesse di seconda, di terza generazione, aree terziarie, scali merci, ferroviari o aree portuali, caserme, diciamo tutti quegli spazi che hanno perduto la loro funzione originaria. Terza dimensione analitica, qualità e conformazione dello spazio pubblico. Diciamo, l'erosione e la privatizzazione dello spazio pubblico rappresentano un meccanismo centrale nelle strategie market driven, cioè nella neoliberalizzazione dello spazio urbano, lo spazio pubblico proprio visto come una risorsa economica e diciamo, in molte di queste strategie si trasforma in uno spazio di consumo, in uno spazio di intrattenimento. Al contrario, diciamo, l'approccio per spese diciamo, riconosce la grandissima valenza sociale, politica di questi spazi, la capacità di stimolare un senso di appartenenza, quella che Magnani chiama la coscienza del luogo, di incoraggiare la cittadinanza attiva, il senso civico, e quindi diciamo, riserva grande attenzione a queste aree, alla qualità dei progetti che riguardano queste aree. Quarta dimensione è la sostenibilità sociale degli interventi. Nell'approccio market driven è debole perché diciamo, si privilegia l'introduzione di funzioni spesso molto elitarie che quindi diciamo, hanno poi effetti di gentrification e di esclusione sociale, di zona sociale, quindi beni di club, condomini di lusso piuttosto che diciamo, gli hot club e così via, diciamo, contribuendo a quella frammentazione urbana dal punto di vista spaziale a cui facevo prima riferimento. Al contrario, diciamo, obiettivo dell'approccio per le spese è quello di puntare a un'equità socio-spaziale e questo vuol dire puntare a una mixité sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista sociale, in tutti i quartieri urbani, in tutti i palazzi, diciamo, perché è proprio questa che favorisce diciamo, l'equità socio-spaziale. Per quanto riguarda la sostenibilità economica e ovviamente la massimizzazione del profitto a breve termine è quello a cui punta l'approccio market driven e anche la scelta delle aree è molto emblematica in questo senso, sono le aree dense di risorse paesaggistiche, ambientali, culturali, molto attrattive, centri storici, waterfront urbani, quelle da cui diciamo, quelle che possono garantire un ritorno economico immediato. Sono percorsi di resistenza
diciamo, secondo me importante, per richiamarmi a quanto diceva prima Montanari, cosa ci resta? Secondo me bisogna ripartire da qui, sono queste scintille proprio, diciamo, e forse la chiusura al dialogo dell'amministrazione comunale che è avvenuta diciamo, ha funzionato anche come fattore di innesco di nuove energie in qualche modo, e anche una maggiore consapevolezza, maggiore coscienza del luogo, sempre per richiamare, diciamo, portando anche a dei percorsi di rafforzamento identitario, penso a Giulevan Porticciolo e dalle pratiche di commoning che sono state portate avanti in quel contesto. Quindi, diciamo, giusto per un rapido e provvisorio diciamo, richiamo alle 7 dimensioni analitiche e quindi alla loro ricaduta nell'analisi empirica, possiamo dire che diciamo, per tutte e 7 le dimensioni analitiche, almeno diciamo, per i risultati sinora conseguiti, noi ritroviamo l'adozione di una strategia market driven, ritroviamo una debole governance in cui l'attore istituzionale diventa portatore di interessi forti, con una ridotta partecipazione dal basso, un aumento dell'indice complessivo di edificabilità del consumo di suolo, una forte spinta alla privatizzazione e all'erosione degli spazi pubblici, cioè pensiamo all'area di Santa Teresa piuttosto che a quella del, diciamo, prevista del Porticciolo, promozione di processi di gentrification e di esclusione sociale, grande attenzione alla profittabilità degli investimenti, debole coerenza territoriale, qui proprio il Crescent diciamo, lo dimostra, ma diciamo, anche la Vela se mai fosse stata realizzata, e un elevato impatto ambientale e paesaggistico, e penso in particolare al progetto di Porta Ovest, alle installazioni portuali, ma anche diciamo, alla deviazione del torrente Cusandola con il Crescent, insomma a diverse. E quindi chiudo con le task, diciamo, le parole di Fiorentino Sullo, gli è che gli interessi privati trovano difensori accaniti nei singoli proprietari e nelle grandi società immobiliari, mentre gli interessi pubblici che dovrebbero essere difesi da consiglieri comunali e da assessori trovano sì e no schierati gruppi di intellettuali a motti profeti disarmati. L'architetto Fausto Martino, che appunto è da poco libero dei suoi incarichi di sovrintendente, e quindi può esprimersi con più libertà. Per la verità l'ho sempre fatto. Cominciamo col dire che l'ultima, la penultima slide della professoressa, sì, potrebbe essere trasformata facilmente in capi di imputazione. Sono capi di imputazione. Non funziona. Dicevo che la penultima slide racchiude un po' dei capi di imputazione, no? Perché tracciano un po' il disastro. Gli interventi che mi hanno preceduto, anche il tuo, ma anche quello della professoressa Iorino, mi inducono in qualche modo a identificare delle convinzioni che si sono stratificate in questa città, probabilmente per carenza di informazione, per memoria sbagliata, però in qualche modo io devo tornare a quel lontano 2003, perché tutte le cose che battiamo oggi e di cui diciamo, la professoressa ha fatto analisi fermandosi un attimo prima di emettere la sentenza, però ci ha lasciato intuire molto bene diciamo, quali sono le orientazioni, affondano le radici nel 2003. E a me duole un po' sentire oggi che tutto quello che sta accadendo nella città di Salerno venga in qualche modo attribuito a Guinness. Non è assolutamente vero, l'ha detto la professoressa Iorino, io lo ribadisco con forza, con maggiore probabilmente convinzione. No, no, un attimo. No, no, Boigas, nel piano del 2003 di Boigas, i principi che avrebbero dovuto informare l'intervento urbanistico della città erano diametralmente opposti a quello che sta accadendo. Lo ha ricordato la professoressa, dicevo, quando ho visto dopo 10 anni quello che è accaduto mi è sembrato di vedere un altro film. Credo che ci è sembrato a tutti di vedere un altro film.
quanto sta accadendo nella città di Salerno non è in alcun modo imputabile a Boildes, se non per una sua grandissima colpa. Ma andiamo per ordine, dirò pure qual è la colpa. Boildes nell'aprile 2003 chiude un piano regolatore che per la prima volta introduce dei criteri perequativi, tende cioè ad abbattere il piano, la proposta di piano di Boildes tende cioè ad abbattere la rendita fondiaria. Memori anche degli insegnamenti di Edoardo Salzano. Edoardo Salzano ha scritto un interessantissimo articolo, che se non sbaglio dal titolo Gli strumenti di Tangentopoli, in cui distingue con una molta precisione che cos'è la rendita fondiaria e che cos'è il profitto. E dice: troppo spesso i nostri imprenditori, tra virgolette, non si accontentano del profitto, che è il giusto guadagno dell'imprenditore che rischia, mette dei capitali e ha diritto ad un profitto. Vogliono la rendita fondiaria. La rendita fondiaria è quel valore che si genera per il semplice cambio di destinazione d'uso di un terreno. Un terreno agricolo vale quasi zero, un terreno edificabile incrementa il valore notevolmente. Bene, i nostri imprenditori vogliono, non si accontentano del profitto, il primo guadagno lo vogliono fare con la rendita fondiaria. Come fanno a ottenere la rendita fondiaria? Beh, la rendita fondiaria si ottiene in qualche modo intervenendo in quelli che sono i processi di pianificazione, e si interviene nei processi di pianificazione perché in qualche modo si riescono a manovrare le leve del potere. E allora finisce che i piani regolatori delle città non sono la migliore risposta ai bisogni dei cittadini, sono la migliore composizione possibile degli interessi in gioco. E visto che la rendita fondiaria è una coperta corta, cioè non è possibile far costruire tutti sempre ovunque e comunque, a quel punto diciamo capitano due cose: uno, si cerca di sovradimensionare i piani, quindi incrementare le aree edificabili, e l'altra cosa, la rendita fondiaria viene allocata non dove servirebbe ma dove è più utile che cada, perché finisce nelle mani di imprenditori amici. Dicevo, poi che nel 2003 presenta un piano regolatore che contiene alcuni principi fondamentali che sono stati dimenticati, traditi, voglio usare la parola che usa la professoressa. Uno dice di no all'espansione, dice ricostruzione invece che espansione, no? E tra l'altro Boigas, con un suo italiano abbastanza incerto ma molto efficace, distingueva, dice: Salerno deve avere una città compatta e una città diffusa. Io ricordo ancora adesso il consiglio comunale, consiglieri diciamo davvero poco attrezzati culturalmente, ironizzavano su questa città compatta, ritenevano quasi che Boigas volesse mettere una specie di cortina di ferro intorno alla città per non farla espandere. Niente di tutto questo, in realtà Boigas voleva semplicemente fare in modo, porre un limite alla città, perché la stessa forma fisica della città era importante, cioè la forma urbis doveva essere importante. A un certo punto la città doveva finire, doveva iniziare la campagna, cosa che capita in tutte le nazioni civili. Da noi invece non capita questo, noi abbiamo una città che si diluisce, si stempera nella periferia, abbiamo uno spazio denso che poi diventa sempre più diluito, all'interno dello spazio diluito troviamo edilizia privata, troviamo tutte quelle funzioni che la città ha espulso, gli sfasciacarrozze, piccole aree coltivate. Questa è la periferia, questo è il dramma della periferia ed è quello che sta accadendo oggi, perché oggi si sta alimentando la periferia. Per come si sta costruendo si sta alimentando la periferia. L'altra cosa che ci diceva Boigas e che è stata dimenticata ugualmente era monumentalizzare la periferia. Il centro storico va igienizzato, il centro storico va riabilitato, gli edifici importanti vanno recuperati perché sono l'identità collettiva, non solo gli edifici storici importanti, ma per dirla con Tommaso Montanari anche l'edilizia minore, quella non blasonata, in qualche modo è parte di questa memoria storica, e le periferie invece vanno monumentalizzate. Che intendeva dire Boigas monumentalizzare le periferie? Intendeva dire conferire alle periferie una loro connotazione urbana, farne dei centri urbani riconoscibili dove i cittadini che ci abitano dovessero in qualche modo riconoscersi in uno spazio che non doveva soltanto essere abitativo, ma in cui doveva esserci quella mixite, riprendo la parola della prof, che è stata una piacevolissima sorpresa stasera, quella mixité che in qualche modo è il dato importante della città. La città è fatta di sovrapposizione di funzioni,
Quindi altro caposaldo di Boigas, diceva non più quartieri monofunzionali, quindi non soltanto quartieri abitativi, addirittura si lanciava da quel progressista che è Oriol Boigas, non l'amministrazione di Salerno, ma Boigas sì, diceva per esempio non voglio più quartieri popolari, di edilizia economica e popolare, perché in ogni quartiere ci deve essere una ricoda, in ogni palazzo, diceva lui in maniera provocatoria, ci deve essere una ricoda, un appartamento da destinare all'edilizia sociale. Quindi non più quartieri monofunzionali, non più una città polarizzata per censo, cioè non i quartieri dei poveri, quelli dei ricchi, quelli della collina e altro. Altra cosa che diceva, e che pure era in qualche modo secondo me importante, rendendosi conto che Salerno è una realtà particolare, perché oltre alla città consolidata, quella che si allunga sulla costa, ci sono diverse frazioni, poi che si diceva queste frazioni ci dobbiamo in qualche modo gestire questo problema, non possiamo immaginare che crescano indefinitivamente, perché non riusciremo mai a portare i servizi in queste frazioni, le fognature, le strade, altro. Dobbiamo in qualche modo consolidare questi centri, portare le funzioni diciamo essenziali, però in qualche modo farci carico e capire che una certa dipendenza dal centro la dobbiamo tollerare e gestire. Questo era il piano di Boigas. Ora questo piano improvvisamente non venne ritenuto meritevole di adozione. Io vissi quel periodo in maniera abbastanza drammatica, perché mi dimisi per difendere il piano. Forse qualcuno se l'è dimenticato, ma mi dimisi per difendere il piano. Mi dimisi perché contestualmente al piano l'amministrazione comunale portava avanti la logica delle varianti urbanistiche e in qualche modo voleva coniugare, voleva dilatare i tempi di approvazione del piano per avere la possibilità di varare delle varianti urbanistiche che contraddicevano lo stesso piano. Faccio un caso, nome e cognome, no? La MCM per esempio, tutti assorti nell'MCM, siamo contenti che gli amministratori dell'epoca siano stati assorti, la motivazione dell'assoluzione nel procedimento penale è che la variante urbanistica che ha trasformato una fabbrica decotta in centro commerciale, edilizia residenziale e altro, non ha portato nessun vantaggio economico al titolare dei suoli. Questa è la motivazione con cui il PM Montemurro ha chiesto la soluzione per tutti gli importanti. Allora io credo che chiunque mastichi. Io mi permetto un attimo di ricordare che non a caso noi chiedemmo l'adozione del piano. Fermati che ci arriviamo. No, perché la dobbiamo dire tutta. La dobbiamo dire tutta. Stasera è la resa dei conti. Il discorso non è poi lunghissimo, poi vi faccio vedere che cosa è capitato, no? E le cose che sono capitate non sono imputabili solo a quel demone di Del no, non sono imputabili solo a lui, ma a una città in parte narcotizzata, in parte consenziente, in parte complice, che ha consentito è così. Comunque nell'aprile 2003 Boigas presenta il suo piano regolatore. Piano regolatore che tanto io ne posso essere testimone, in sostanziale impermeabilità a quelli che erano i poteri forti. Per il piano viene redatto e tra l'altro, cosa che mandò su tutte le furie Vincenzo De Luca, senza che De Luca vedesse le carte, perché, ve lo ricordo a tutti, De Luca all'epoca non era sindaco, anche se ne esercitava in qualche modo la funzione per interposta persona, era parlamentare e si era creato tra l'altro una cosa molto particolare che secondo me è negativa, che la professoressa dovrebbe inserire nei criteri di valutazione delle perversioni di quello che accade, perché quando chi diciamo detiene il potere reale non ha le responsabilità connesse a quel potere,
è una miscela esplosiva, è una miscela esplosiva, perché nel caso di specie De Luca non aveva la responsabilità amministrativa delle azioni, ce l'aveva Mario De Bianchi, sindaco di Salerno, però il potere vero ce l'aveva De Luca, bene che ce lo diciamo, no? Lo dico io, insomma, me ne assumo le responsabilità. In quel momento particolare, piano depositato, io forzo perché venga adottato. E dico, adottiamo il piano, perché se noi adottiamo il piano, scattano le norme di salvaguardia, prendiamo il piano con le sue brave norme di salvaguardia, lo esponiamo, lo pubblichiamo, apriamo a tutte le osservazioni di questo fatto. Però otteniamo un risultato importantissimo, che è quello di far scattare le norme di salvaguardia. Quindi mettiamo un argine alle varianti urbanistiche, non solo, ma ci cauteliamo dalla scadenza dei vincoli a contenuto espropriativo. Non vorrei entrare in tecnicismi, ma credo che qui sono tutti quanti ben edotti. Quando decade un vincolo a contenuto espropriativo, la zona diventa bianca. C'erano dei vincoli a contenuto espropriativo che erano decaduti l'ex delibera 71, quella degli standard urbanistici. Però per il trascorrere degli anni, a un certo punto questi vincoli decadono, quindi le zone perdono la loro connotazione di essere destinate al soddisfacimento di interessi pubblici e diventano zone bianche. Diventano zone bianche facilmente aggredibili, da una parte con delle possibilità edificatorie che sono comunque consentite. Tant'è che forse non ve lo ricordate, ma ve lo ricordo io, c'era chi aveva vagheggiato di costruire tre ville sul Masso della Signora, lato mare, no? Poi dopo la cosa saltò, vi posso anche raccontare, ma ve lo racconto in un altro convegno quest'altro aspetto. Però diciamo c'era l'urgenza in qualche modo di bloccare sia la decadenza dei vincoli al contenuto espropriativo e dare un freno alle varianti urbanistiche, o meglio, si sarebbero potute avviare le varianti urbanistiche coerenti con il piano adottato di Boigas e magari in contrasto con il vecchio piano, quelle si sarebbero potute fare, perché ci sarebbe stata anche una logica di coerenza. Io sono un piano regolatore, faccio una variante che ne anticipa un pezzo, no? In una logica di grande volontà di trasformazione, urgenza di trasformazione, si poteva seguire questa strada. Invece no, il piano non doveva essere adottato. Non doveva essere adottato. Io ho un ultimo colloquio burrascoso con Vincenzo De Luca, credo il giorno prima di dimettermi, e gli dico, ma è impossibile non adottare il piano. Abbiamo pubblicato sulla stampa che poi che si è consegnato il piano, i faldoni fotografati e ripresi dalle telecamere. Andiamo in consiglio comunale e adottiamo il piano. Dice no, assolutamente, dico è impossibile non farlo, dico io. Lui dice no, assolutamente. Dice ma dobbiamo aprire una grande discussione democratica, inventiamoci dei gruppi di studio, facciamo partire, ma non esiste proprio che mi pensa a queste pantomime. Insomma il giorno dopo ci furono le cose precipitate, c'era la variante MCM, c'erano le case che volevano costruire sul Passo della Signora, mi dimisi. Straordinariamente nasce un gruppo di intellettuali con un nome particolare, il gruppo dei 30, che evoca altri fatti, no? Evoca il Bilderberg, fondazioni bancarie, comunque si chiama pure questo gruppo dei 30. Gruppo dei 30, ci sono persone eccellenti in questo gruppo dei 30, ci sono filosofi, ci sono professionisti, ingegneri o altro. E il gruppo di diretta pretende di discutere del sesso degli angeli, rallentando ovviamente l'approvazione sul piano. Fatto sta che il piano, ripeto, non viene adottato, viene sostanzialmente ripreso, si continua a lavorare, si riprende anzi a lavorare sul piano, e il piano viene sostanzialmente trasformato. Prima trasformazione essenziale, cioè il piano che è stato adottato nel 2005 non è quello che ha consegnato poi che nel 2003. Quando sono stato sentito dal magistrato che ha fatto l'aperto di indagine su questa vicenda, il magistrato era Gabriella Nunzio, che poi
persona eccellente, che poi fu trasferita perché, non per le vicende salernitane, fu trasferita perché incappò nell'inchiesta Why Not, quella che diciamo di De Magistris, fu trasferita, ebbe un incidente in qualche modo e a mio parere fu trasferita in maniera assolutamente per aver fatto delle cose che non la rendevano colpevole di una cosa del genere. Vabbè, comunque fu trasferita, l'inchiesta si concluse, ma quando fu sentito dalla Nuzzi su questa vicenda, chiarì perfettamente che cosa stava accadendo e come la pensava. Io lo dissi chiaramente alla Nuzzi, non faccio nessuna fatica a ripeterlo qua. Il piano sostanzialmente doveva essere trasformato, e fu trasformato, è un piano completamente diverso quello del 2005, perché capovolge proprio i punti fondanti della pianificazione di cui la città non è più compatta, si apre a costruzioni, ne faremo vedere qualche immagine dopo, sparse un po' per la città, si crea questa urbanistica dispersa che, come diceva la professoressa, è assolutamente antieconomica, perché anche da un punto di vista funzionale è impossibile riuscire a gestire i servizi di abitazioni sparse su un territorio così ampio, le fognature, i trasporti, la pubblica illuminazione, il prelievo dei rifiuti solidi urbani, insomma è una follia vera e propria. Però risponde a un'altra logica, e risponde alla logica della rendita fondiaria, cioè risponde alla logica di scaricare su terreni che vengono resi edificabili rendite fondiarie che altrimenti non avrebbero. Manca un disegno urbano in questo piano del 2005, costantemente ricicciato e pasticciato con varianti successive. Nel piano di Boigas non c'era il crash, nel piano di Boigas non c'erano le torri del sole, nel piano di Boigas non c'erano i mega condomini che sono stati realizzati sulle frazioni alte, non c'era niente di tutto questo. Però stranamente, anche qua, quando la trasformazione urbanistica di questa città entra nel vivo e si passa dalle carte al cemento e si comincia a costruire le cose vere, come il Crescent, il gruppo dei 30 sparisce, si dissolve. Cioè, io non posso credere che 30 persone, tutte così motivate, tutte così prese dalla passione civile di partecipare alla grande avventura urbanistica di Salerno, improvvisamente scompaiono. E scompaiono quando? Quando si alzano i pilastri del Crescent, quando si costruisce a Santa Teresa, quando si alzano le torri sulla litorale orientale. Cioè, come mai scompaiono? E qualcuno se lo dovrebbe pure chiedere, no? Perché scompaiono? Io ho scritto pure qualcosa sul giornale, non ho avuto risposta per la mia. Però sarebbe interessante oggi che il gruppo dei 30 si ricomponesse e guardasse con noi queste immagini che vi voglio far vedere. Noi facciamo come al Cineforum, no? Prima la tirate e poi dopo il film. Sì, ho trovato su internet, curiosando in Facebook. Nel primo momento pensavo, dico, questo non è Vincenzo De Luca, è Vincenzo De Luca il fake, è qualcosa. E invece no, è proprio lui. Guardate che dice: il paesaggio non è mummificazione, ma fusione tra natura e azione dell'uomo. Con la costruzione del giorno si sottrae una parte della città, come Santa Teresa, ai cittadini. Piazza delle Libertà e Crescent completano il disegno urbanistico del fronte di mare, restituendo lungomare e Santa Teresa e i cittadini con il panorama della Costa d'Amalfi finalmente visibile. No, questa è una cosa, è una balla di quelle stratosferiche, no? Però mi viene in mente un'altra cosa, un altro appunto che ho preso dell'intervento della professoressa Iorino. Dov'è la professoressa Iorino? Qui, che sta guardando. No, pensavo che fosse andata via, mi ha messo un puntino nero. Lei ha parlato di DAD, ho capito bene? DAD, decidere, annunciare e difendere. Vabbè, questa è la tecnica utilizzata dal nostro alcalde, no? Decidere, annunciare, è la sua forma di democrazia comunicata, no? Prima si decide e poi dopo si decide. Lui aveva deciso che il Gianni costruiva la vista della costiera amalfitana e il Crescent no. E quindi, diciamo, fa questo bello post. Io non so se ci prende per imbecilli
o se ne è realmente convinto, però andiamo avanti, vediamo qualche modo. Ecco, questo è quello che lascia, che ha sostituito il jolly e che quindi è molto, andiamo avanti veloce, se no faccio addormentare tutti. Qua è come era prima dell'intervento, qua è in corso di costruzione, il crescent, lo vedete, fermo un attimo qua, qua si vede, credo, un'immagine significativa questa, che abbiamo sulla destra il Teatro Verdi, le scuole bar, la villa comunale, e in primissimo piano il campanile dell'Annunziata, la cupola dell'Annunziata, e questa cortina che gira le spalle al centro storico, diciamo le spalle, no? Gira le spalle al centro storico come un grande tappo, una grande cortina, e guardando invece dal lungomare ostruisce completamente la vista della costiera amalfitana. Questo in Boigas non c'era. Ah, voglio dire, mi voglio fermare un momento, perché adesso è arrivato il momento di dirlo. Qual è stata la grande colpa di Boigas? La grande colpa di Boigas è stata quella di aver firmato il piano del 2005. Campos Venuti a Roma, in una situazione analoga, ritirò la firma dal piano lavorativo. Epoca Rutelli, vennero meno una serie di principi che lui riteneva basilari, ritirò la firma, ci fu una polemica infinita. Ci sono dichiarazioni di fuoco di Campos Venuti che in qualche modo voleva difendere il piano. Boigas no, Boigas lo firmò ed era un piano che non fece lui. Le varianti al piano non sono state fatte da Boigas, le ha solo firmate. E questa è una grandissima colpa, secondo me, di Boigas. La scusante che trovo è che si era stancato di questo rapporto salernitano, per cui credo abbia detto: che volete, che vi firmo questo piano, ma vi firmo tutto. E infatti dopo non è venuto più a Salerno. Non si è visto più. Però mi dispiace. Anzi, ecco, qualche intervista un po' rinnegato. Io l'ultima volta che l'ho trovato, ho incontrato Boigas, credo di essere stato lui, l'ultimo che l'ha incontrato, l'amministratore e l'ex amministratore. L'ho incontrato fuori Salerno. Sembravamo dei carbonari in una pizzeria. Sì, tutti quanti con la barba finta, nascosti per non farci riconoscere, in una pizzeria dell'Agro Nocerino Sarnese. Lui era venuto in Campania per altri motivi, mi chiamò e mi disse: senti, vediamoci perché devo capire qualcosa. Era il momento in cui i giornali stavano pubblicando i fatti delle inchieste che si erano aperte a Salerno, e lui aveva paura di essere coinvolto in queste inchieste. Mi disse, dice: no, io non verrò più a Salerno. Era proprio molto demoralizzato. Però a me dispiace, e in qualche modo ne devo difendere l'immagine professionale, perché vi assicuro che Salerno ha perso una grande occasione mandando a mare il piano di Boigas, perché era un piano emendabile, migliorabile, tutto quello che volete, però era un piano che aveva in sé dei principi saldi, e sono gli stessi principi che io sento ripetere oggi anche qui stasera. L'ha detto lei: no al consumo di suolo, no all'espansione, l'ha detto lei, professoressa. Principi che in qualche modo sono entrati nel patrimonio comune e che all'epoca stentarono a trovare una legittimazione in questa città. Andiamo avanti, questa è un'immagine, andiamo avanti che ce ne sono altre simili. Questo è il carcere maschile, il carcere maschile sta in queste condizioni, e però noi spendiamo milioni di euro per fare la piazza davanti al condominio privato. La piazza, che poi anche qua sarebbe interessante affrontare un po' il tema semantico, che intendiamo per piazza. Per me è un cortile ipertrofico, per la verità, quello che sta davanti a crescere. Non è una piazza, le piazze sono altre cose. Però spendiamo milioni di euro per fare la pavimentazione della piazza davanti al condominio privato e lasciamo andare in marura dei beni che sono di proprietà del comune, vincolati, che sono i famosi edifici mondo, carcere maschile, carcere femminile. Questo è il carcere femminile, guardate in che condizione sta, tutti i tetti sfondati, per non parlare del San Massimo, che è questo, che non è neanche in una posizione lontanissima, diciamo, né gravato come le vecchie carceri da un vincolo di destinazione, perché il San Massimo era già di proprietà del comune. Sono le vecchie carceri che furono acquistate dal Ministero della Giustizia e c'era un vincolo di destinazione. Guardate queste immagini, questa l'ho fatta 2-3 giorni fa, no? Ma c'ero stato 15 anni fa, questo tubo di Ethernet sfasciato, ce n'è un altro. Questo qua sta così da 15 anni e sta a 50 metri da Piazza Abate Conforti, non è che sta in capo al mondo. Quindi la logica di Boigas, tradita anche in questo,
cioè la riabilitazione del centro storico, che lui poneva come elemento essenziale, perché dice i centri storici continuano a essere la parte più potente della città, quella in cui si ritrova l'identità collettiva. Ebbene, in queste condizioni, questo è il conservatorio di Montevideo, questa è la situazione. E contemporaneamente che cosa accade? Questa, ho rischiato quasi un incidente per fare questa fotografia. Siamo sull'innesto di Salerno-Avellino, uscita di Francia. Nascono questi oggetti, queste cose non saranno mai città, saranno sempre periferie, non diventeranno mai un pezzo di città. Andiamo avanti, altri fabbricati, giornata piovosa, qui siamo sul laghetto che avevamo acquisito per farne un parco, no? L'unica cosa che si è fatta di questo parco è cedere i terreni per fare i palazzi, per fare questo, tra l'altro sempre con questa logica di edifici che sono chiusi a loro volta all'interno di un recinto, ma non diventeranno mai un pezzo di città, saranno sempre qualcosa di altro. Andiamo un attimo avanti. Ecco, queste sono le realizzazioni che si stanno facendo sul Massimo della Signora, vedete? Cose assolutamente non previste nel piano di Proides, ed è osceno che vengano attribuite a quella persona che ha avuto una colpa, ma è un professionista di grande spessore, secondo me. Andiamo avanti. Ecco, queste sono le cose che stanno accadendo. E io ho avuto la stessa percezione da professoressa che è mancata per 10 anni. Io sono mancato per 3 anni, ma quando ho fatto questo giro 2 o 3 giorni fa ho trovato queste cose, no? Tra l'altro molti di questi appartamenti non venduti, chiusi con i cartelli vendesi. Andiamo un po' avanti. Questo per esempio, per dirvi, gli interventi fuori scala, qua è Giovi Piegolese, preso dall'autostrada, no? dall'autostrada a Ponte Cagnano-Salerno, no? Ma mi sembra possibile che paesi che hanno una struttura, in frazioni che hanno la struttura di borghi, si realizzano queste cose? Vi sembra normale? Queste sono le realizzazioni, e queste, diciamo, integrano poi questa dispersione edilizia difficilissima da gestire, tra l'altro creando quei quartieri monofunzionali, quartieri dormitorio, e accentuando il pendolarismo verso la città di Salerno. Qua è Giovi Piegolese, vedete che belli questi fabbricanti. Sì, Giovi Piegolese, no? Dove c'è una sicura urbana tutto sommato assimilabile a quella di un paesino. Molto, no? Esatto. Eccoli qua. Allora, parlavamo di rendita fondiaria? Qua abbiamo la prova. Questo è il top. Quest'altro oggettino invece che è di fronte al pastificio amato. Altra costruzione. Silenzio e assenza. Sì, ma il silenzio è sempre una delle tecniche più diffuse. Altra cosa, giorni fa porto a riparare la macchina da un meccanico in zona industriale e vengono fuori queste cose. Ma andiamo alla successiva? Cioè, ma vi sembra normale? Anche improvvisamente in mezzo a una terra, altrimenti non urbanizzata, vengono fuori queste cose. Ma quando diventeranno un pezzo di città? Altra cosa, diciamo, che questa è Coppola Pineta Mare, queste sono le cose dietro Torre del Sole. Nascono senza che ci si proponga di quali sono gli spazi pubblici su cui devono prospettare questi edifici. Non c'è una visione degli spazi pubblici. Queste sono le torri di Nicodemo, la SMIC che è andata sotto sopra, perché chi volete che compri un appartamento in una torre del genere? Questo dove stava il provveditorato? Questo è diventata Salerno. L'idea di Bonigas era diametralmente opposta. Diceva dobbiamo in qualche modo limitare la città e fare in modo che le risorse economiche che può esprimere questa città vengano riversate tutte quante all'interno della zona edificata. Dulcis in fundo, tutela del territorio nel segno di Galazzo. E questa è troppo grossa questa per lasciarla passare così. Si riferiva a Pasquale, allora, però. Come? Si riferiva a Pasquale Galasso. No, si riferiva a Giuseppe Galasso. Purtroppo si riferiva a Giuseppe Galasso. Giuseppe Galasso, che è stato un innovatore del concetto di paesaggio, lo stava dicendo Tommaso Montanari, non c'è rimasto, ma nell'evoluzione del concetto di paesaggio, una delle pietre miliari l'ha scritta Giuseppe Galasso, tra l'altro riprendendo tematiche che erano già presenti nelle,
nelle riflessioni di Benedetto Croce, quando parlava di forma del paese e di vincoli imposti su categorie di beni che sono i tratti somatici del paese, i fiumi, i boschi. Ma Galasso ha affrancato per primo la tutela del paesaggio dalle vedute, dalla concezione vedutistica, ed è passato, diciamo, alla tutela del paesaggio indipendentemente dalla sua pertenenza. Ora che Vincenzo De Luca colga l'occasione a un anno dalla morte di Galasso per scrivere l'articoletto in cui poi nella parte finale, se si è riuscito a leggere, forse ci riesce. Questo è il tributo migliore che la regione è questo Campania, il tributo, cioè, che praticamente cioè dice che lui come regione Campania adesso farà il piano paesaggistico ed è il tributo che deve a Giuseppe Galasso, cioè fa il necrologio a Giuseppe Galasso, però trova il modo per, in qualche modo, per portare acqua al suo mulino e dire: io come Galasso questo è il tributo che gli faccio. E qua una cartolina che mandammo con gli amici delle Chiancarelle, saluti da Salerno, questa fu spedita anche alla soprintendenza, no? Anche ai miei colleghi, ex colleghi, no, perché ebbero l'ardire di dire che il Crescent non avrebbe interferito col panorama né con i beni culturali che in questo panorama ci sono. Bene, primo piano c'è il campanile dell'Annunziata, la cupola, e vedete lì la cortina che tappa completamente il Crescent. Grazie. Un ex assessore all'urbanistica del comune di Avezzano, e all'interno di questo comune ha avviato il lavoro per una nuova regola, un nuovo regolamento edilizio. Ma l'avete approvato? Perché io non ho trovato tracce di questo suo altro testo, e che ha l'obiettivo di produrre suolo nuovo. A questo mi riferivo quando ho parlato di questo fatto con coloro che vogliono realizzare qualcosa, che devono però liberare suolo coperto, suolo cementificato. È presidente di Arzano Bene Comune. Arzano è uno dei paesi, non più perché si è dimesso, allora questo l'abbiamo appreso in questo momento. Le dimissioni sono diffuse, però è importante il fatto che Arzano è il comune in Italia con maggiore urbanizzazione solo dopo un nominito, il terzo, il primo qual era? Lo tengo segnato da qualche parte. Casavatore è il primo con 90% di suolo urbanizzato, poi c'è Arzano e poi c'è Mito. Tutti e tre questi comuni sono naturalmente in una zona piccolissima della nostra campagna, ben concentrati. E dimesso anche da parte della Costituzione? Perché no, i miei dati possono essere no. Comunque, naturalmente Arzano è un paese che è stato sciolto due volte per infiltrazioni di malavita, e l'architetto ha fatto parte di un'amministrazione però pulita. Quindi poi le dimissioni sono un altro discorso, però è il tentativo di ridare dignità a questi luoghi. E si è occupato appunto di consumo di suolo. Ora abbiamo parlato di questa espansione incredibile, dissociata di Salerno, non solo di Salerno, in verità, come sappiamo, però l'architetto dice sì, bisogna bloccare il consumo di suolo, ma stiamo attenti a come si fa. Questo è un aspetto interessante. Salve. Allora, io diciamo che ci arrivo verso la fine, che vorrei fare un percorso, ma questo percorso diciamo, è praticamente le stesse cose che sono state dette prima, in un modo diverso, sicuramente meno interessante, ma dirò sostanzialmente le stesse cose che ha detto la professoressa, le stesse cose che ha detto Fausto Martini, sì. Intitolato questo intervento città, rendita urbana e suolo, partendo come occasione
come esempio, come occasione dal Crescent di Salerno, che con cui voi mi potete insegnare, io ci ho messo ben poco. Quel che vedo però è un intervento diciamo indicativamente fuori scala, come una specie di figura, no, una specie di figura. Un dolce eufemismo. Esatto. Sì, fuori contesto e fuori scala. La sua struttura, di questo intervento, diciamo, vista proprio da lontano, assomiglia a tantissimi altri. Per esempio, assomiglia alla vicenda dello stadio della Roma, assomiglia a molte vicende delle città importanti, internazionalizzate, eccetera, a una scala enormemente superiore, però ha una forma che mi sembra che abbia qualcosa in comune. Quello che ha in comune è quella che io chiamo logica della valorizzazione, naturalmente è la logica neoliberale marketing, che si impone insieme al concetto dello sviluppo urbano come attrazione di capitali, imprese, persone, come competizione per questo tra aree urbane su scala mondiale, diciamo, non necessariamente, perché le risorse vengono dall'interconnessione mondiale, dalla finanziarizzazione di questi ultimi 30 anni, e quindi è una logica che si ferma contemporaneamente alla finanziarizzazione crescente, con l'idea di mettere a frutto il capitale potenziale del locale, estraendolo come rendita. Rendita è esattamente quella roba lì che ha descritto. Il terzo volume del Capitale, Marx fa l'esempio di chi sfrutta una cascata d'acqua per ottenere un vantaggio rispetto alla produzione industriale attraverso il vapore. La privatizzazione della cascata d'acqua è quello che gli dà quel delta di vantaggio, quello che lui, diciamo così, monopolizza. E nello stesso modo la rendita fondiaria, che è l'appropriarsi dell'incremento di valore che è generato dall'insieme della società, in effetti, che è generato dalla posizione che ha il suolo e dalle caratteristiche a quel suolo rispetto agli altri. La rendita è sempre differenziale. E per questo la rendita è sempre rara, deve necessariamente avvenire, diciamo così, con queste modalità. Cioè, quanto più avviene con queste modalità, quanto più è potente. Allora, l'idea è di mettere a frutto il potenziale del locale, estraendolo come rendita in un circuito finanziario, superando e comprimendo la logica dell'interesse pubblico, che invece è orientata al valore d'uso della città, mentre la rendita fondiaria è un modo di estrarre dal valore di scambio, da un plus profitto determinato dal valore di scambio. L'idea di trasferire la città, cioè un libro recente, l'ultimo della trilogia di Sennett che distingue tra ville e cité, no? La città come forma fisica, la città come società insediata. Allora, la città come in questo senso, ville e cité, di trasformare la città in un bene di scambio prodotto di rendita differenziale che era tale intervento della finanza internazionale. Descrivere la logica della globalizzazione in questo modo. Prima cosa, la prospettiva della città fisica, la ville, è richiamata anche per esempio nell'appello di Settis e Montanari, che dicono che Crescent interviene su una porzione di territorio da custodire, valorizzare e tramandare integro alle prossime generazioni. Ille la comunità insediata, la cité viene piegata alla logica inflessibile delle generazioni di flussi economici, il cui equilibrio diventa il punto determinante da salvaguardare a qualsiasi costo. Seconda cosa, la città, in questo caso Salerno, diventa ostaggio delle esigenze di creazione di valore proprio del modo di produzione finanziario, generato dal differenziale tra quello ex ante del sito e del potenziale che si ricava dal mercato nazionale e internazionale. Terza cosa, il progetto mette a frutto il capitale disponibile nella città, anche la capacità di generare ricchezza dei suoi abitanti, trasformando in un valore mobilizzabile dai privati e appropriato come rendita. Quarta cosa, proprio per questo, nella logica della valorizzazione c'è il fatto che, come succede all'area del Rottivalle, di distinto superiore ovviamente, lo sviluppatore sceglie un'area di degrado urbano, con bassi valori fondiari, ed imposta un progetto in cui la scala non è relazionata alla città, cioè al valore d'uso, ovvero a quel che serve alla città, ma alla necessità di massima attrazione di risorse dalla finanza internazionale,
ne deriva un modello di crescita urbana per grandi tasselli o per interventi separati, staccati, uno di qua, uno di là, vecchia tecnica si va prima da destra e poi si fa il a sinistra, vecchia tecnica di costruttori romani. Prevede invariabilmente e necessariamente questa meccanica. In definitiva è all'opera quindi il conflitto tra la logica della valorizzazione, alla quale si riferisce anche l'ex sindaco ogni volta che ne parla, perché implicitamente si riferisce sempre a questo, e la logica dell'interesse pubblico. In sostanza io cerco con queste operazioni di attrarre una parte di un flusso immenso di denaro, si stima che l'interoperazione di trasformazione urbana normalmente costruito in questa logica, ogni anno vengono investiti 1.000 miliardi di dollari nel mondo e quindi cerco che sono una enorme massa di denaro che è in cerca di occasioni per essere, diciamo, impiegata attraverso la produzione, come vedremo, di titoli, diciamo così, che si applicano sempre in aree deboli che sembrano vuote, minimizzano la parte di compensazione pubblica necessariamente, perché la parte di compensazione pubblica è un peso inutile. Si nutrono del rapporto dell'economia urbana con la finanza internazionale. Il promotore privato del progetto, o meglio il sistema d'azione del quale fa parte il promotore privato del progetto, è come se fosse in una posizione baricentrica, si va a mettere in una posizione baricentrica nella quale riesce a sfruttare la sua rendita monopolistica tra le due forme della città, la città fisica e la città e la cité, dalla quale cerca di estrarre valore, e la finanza locale ed internazionale intrecciate, perché normalmente la finanza internazionale confeziona i prodotti, confeziona in prodotti finanziari evoluti quel che la finanza locale, il sistema di produzione, diciamo così, dello sviluppatore gli dà come occasione, cioè dei contratti di debito che vengono accesi, però vengono direttamente riconfezionati, grazie all'essere confezionati arrivano le risorse. Il progetto è quindi a ben vedere un moltiplicatore di valore, in realtà è molto di più, il progetto è proprio il luogo in cui si genera il valore, in cui si garantisce l'insieme dei progetti dei 1.000 miliardi di dollari, sono il luogo in cui si genera il valore e si garantisce la stabilità internazionale del valore oggi. E quindi in questo senso non è affatto un caso che i progetti siano così enormi rispetto alle scale locali, a questo magari il crescita non è enorme, ma è enorme rispetto alla scala locale. Non è il caso che siano posti sempre in luoghi visibili, nel bellissimo schema della professoressa si vedeva, e caratterizzanti. Non è neanche un caso che siano disegnati normalmente da anche Stato, la persona in grado di metterci un marchio, diciamo un marchio visibile, riconoscibile, che garantisce che si banca bene, no? Perché i triangoli di valorizzazione che si devono attivare hanno bisogno di questo differenziale competitivo che deve essere alfa, cioè deve essere a livello atteso dal mercato internazionale. Queste operazioni si competono sempre sul mercato internazionale. Io devo ottenere i livelli di valorizzazione che sono tali, perché vado a confrontarmi con operazioni in Indonesia per esempio, che siano, cioè, su quel livello finanziabile, diciamo il livello di LAN e di TIR che sia tale da poter essere, da poter attrarre finanziamenti. Sta un gradino sotto, non si fa semplicemente. Un esempio, per esempio c'è un progetto gigantesco a Londra, a Nine Hills, 8 miliardi di sterline, 20.000 alloggi, più o meno una città come Lodi, che è stato presentato da investitori della Malesia. Il sindaco di Londra l'ha accettato con entusiasmo, ne stanno facendo diversi altri, stanno facendo un po' di 40 grattacieli a Londra e molti interventi di questo tipo. Interveniva nella ristrutturazione di una vecchia centrale a carbone, la quale è abbandonata da qualche anno, nella quale non c'erano risorse economiche, perché il problema è che non ci sono risorse economiche pubbliche ormai, e anche a Londra l'amministrazione si nutre, diciamo, dei benefici diretti delle operazioni immobiliari, e quindi in tutta l'area della
centrale Cavour, in tutta l'area intorno che era stata demolita, in tutta l'area acquistata, è stato diciamo, sviluppato questo progetto i cui diritti delle case sono stati venduti prima ancora della realizzazione a 1.800.000 per un alloggio di 60 metri quadri, 1.800.000 di sterline, un alloggio di 60 metri quadri, e man mano che va avanti il progetto crescono di valore, mentre ancora diciamo praticamente si potrebbe 3.000 alloggi, insomma il progetto era assolutamente iniziale, hanno venduto quasi tutto. Dove? L'hanno venduto in Malesia, Hong Kong, sui mercati internazionali, per lo più in Estremo Oriente, per sostanzialmente per investimento da parte di complesse strutture finanziarie molto opache, non per abitanti. La maggior parte di questi interventi sono, diciamo così, poco abitati, ma non è la cosa essenziale, in fondo non sono fatti per quello. E l'effetto che producono però è molto importante, perché l'effetto che producono questo incremento di prezzo produce l'effetto di alterare i valori immobiliari dell'intorno, e se la densità è sufficiente alterare il valore immobiliare dell'intera città, e quindi di espellere tutte quelle persone. C'è un articolo di Saskia Sassi molto bello su questo, molto allarmato, no? Che è di espellere, ma non c'è bisogno di Saskia Sassen, c'è mia cugina che abita a Londra e è professoressa di finanza alla London School of Economics, è tornata in Italia passando a part time, perché a Londra si vive anche facendo il professore di finanza alla London School of Economics in un bugigattolo di una stanza e mezzo che ti assorbe la maggior parte del tuo salario. Spesso diciamo a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fermate di metropolitana dove lavori, e questo a causa del fatto che un terzo delle compravendite di immobiliari a Londra sono fatte da persone che sono fuori del Regno Unito, e i valori sono completamente staccati dalla capacità di sostenere, diciamo, quel valore da parte della città, cioè di chi abita la città, di chi la usa, degli user, di chi soprattutto è essenziale per il funzionamento di quella città, perché Londra è una città che vive dei suoi professional, cioè della capacità di diciamo così, manipolare prodotti finanziari, manipolare diciamo significati simbolici in un certo senso, e questo tipo di persone non riescono più assolutamente a vivere a Londra, anche le grandi banche stanno spostando perché non riescono più a vivere a Londra, non riescono più a vivere a Londra a causa di questi meccanismi di crescita della città assolutamente, diciamo, insani ma assolutamente logici. Allora, che succede? Interventi del genere, si potrebbe dire da un altro punto di vista, non hanno abbastanza domanda locale. Non hanno abbastanza domanda locale, sono fuori, sono scollegati dalla domanda locale, ma si fanno lo stesso perché sostanzialmente non ne hanno bisogno. Hanno bisogno tanto della capacità di attrazione degli interventi finanziari, che in un mercato che è avido di occasioni, è sempre più avido di occasioni, dal 2008 a oggi è crescentemente avido di occasioni, in quanto questo enorme flusso di denaro si mette in rapporto con la espansione monetaria che tutte le banche centrali stanno facendo da 10 anni, che hanno immesso oltre 10.000 miliardi di dollari nel circuito finanziario, l'hanno immesso a fronte. La tecnica è che le banche centrali emettono, diciamo, denaro fiat, cioè generato, diciamo così, dal nulla, come tutto il denaro, a fronte di titoli che mettono in portafoglio, quindi c'è bisogno che il sistema bancario ma confezioni continuamente titoli, e il modo migliore per confezionare titoli è il mercato immobiliare, o comunque cose, diciamo così, che hanno apparentemente una loro solidità, che sono facilmente su
quali è facile fare le diligence, è facile metterli la tripla A da parte degli istituti di certificazione, eccetera. Allora, tutto questo, diciamo, da un certo punto di vista è piuttosto ovvio. Però ci sono tre conseguenze importanti. Una è la pressione sui prezzi immobiliari, la seconda è che questa domanda è scollegata dal locale, quindi è insaziabile, letteralmente, non ha nessuna relazione con il mondo, diciamo, nel quale noi ci mettiamo i piedi. Poi ogni tanto la forza di gravità la abbatte, succedono cose come quelle che succedono nel 2008, ciclicamente, diciamo. Però intanto è scommessa la locale. E poi, se non esiste tutta la domanda per questi beni, non esiste neanche la necessità di produrli, perché questa domanda è stimolata soltanto, la sua ragione è solo nella forma che ha il denaro oggi, non è nessun'altra. Quella che è all'opera è una specie di tecnologia che estrae valore locale, lo converte in una metrica riconoscibile e quindi certificabile, anche da quei professional che dicevo prima, e comune, generando però una dinamica di dipendenza. Rispetto a questa, che è la logica della valorizzazione, la logica dell'interesse pubblico, dovrebbe funzionare, funziona in modo completamente diverso, confliggente con la logica della valorizzazione e la logica della corretta espressione del valore d'uso della città e della appropriazione di questo da parte dei suoi abitanti, quindi della città, ma è anche la logica della valorizzazione in conflitto col profilo specifico, il percorso incorporato nella fisica materialità della villa, e in questo senso è strutturalmente squilibrante la logica della valorizzazione sotto questi due profili: è squilibrante della villa e squilibrante della città. E ostacola il bene pubblico essenziale della trasparenza e della partecipazione, come si è detto molto bene prima, perché queste scelte intrinseche necessarie del progetto non sono traducibili in ragioni generalizzabili. L'unica ragione generalizzabile è che è necessario in qualche modo, però non risentono la necessità di rispondere a una logica malata del mercato finanziario internazionale, e appunto, a parte la linea di difesa che se no non si fanno, ma non sono, non è possibile convincerci che è una cosa giusta da fare, e quindi è necessario aggirare, è necessario difendere, è necessario attivare quei meccanismi di decisione pubblica che sono fatti che in questo modo prendono la decisione in modo più possibile, meno visibile possibile, e poi in qualche modo cerco di difenderla. Quello che bisogna invece opporre è la ripresa del diritto alla città, un vecchio termine sia di Febbre prima, no? E di Arte di dopo, perché dove città è tutte le due cose. E dare valore ai contrappesi conservatori, direi così, cioè contrappesi di valore, qualcosa che ostacoli questa logica topica e questa rapidità violenta, espressione della centralità della competizione, che è il cuore stesso della pratica neoliberale, la competizione, cioè mettere la competizione al centro, il cuore della pratica neoliberale, e che può essere rintracciato nel deposito di valore del territorio fisico, un territorio che è stato fatto da mille mani di tempo, che è il sedimento della cura e del far bene le cose lentamente perché durino, cose fatte perché servivano quando sono state fatte, perché il loro valore è in ultima analisi presente nell'uso che la società doveva farne, un deposito di valore che sostiene con il suo senso le vite delle generazioni che ci sono e anche quelle che arrivano. Allora una politica di contrasto a questi processi di costruzione di soggettività urbana deve passare per la riappropriazione e la riprodotazione dell'urbano come opera più che come merce, come produttore più che come occasione di rendita, e questo è il senso in cui l'urbanistica è una specie di l'urbanistica, cioè le pratiche urbanistiche, le procedure e i contenuti anche di quelle sentenze che ha citato il professor Montalto.
Montanari, sono un faro contro la speculazione, rallentano gli usi caldi e inefficienti del denaro, incentivano quelli più produttivi, perché questi sono usi produttivi del denaro, diciamo in termini generali di sistema, e spinge indirettamente l'innovazione e l'occupazione di qualità. Allora, tutto questo quadro mi serviva a dire che il consumo di suolo zero è un punto, uno di questi contrappesi che va attivato assolutamente, però bisogna anche metterlo in contatto strutturale con il processo di formazione della rendita, e in quanto se le pratiche delle politiche di consumo di suolo zero non sono sensibili ai meccanismi di formazione delle rendite, che si nutrono di differenziali di valore potenziale amplificati enormemente dalla macchina della finanza, ma che comunque sono, diciamo così, sempre nel capitale di Marx, Marx racconta che c'è stata un'audizione di un imprenditore edile londinese che dice che appunto nel 1850 che tutto il valore che lui genera nel suo lavoro viene dalla rendita, tutto, dall'incremento di valore del suolo e non dalla costruzione, non dal profitto, perché il profitto è competitivo, quindi il profitto tende a schiacciarsi e ad essere, diciamo, poca cosa, mentre l'incremento di valore del suolo è la vera fonte del valore di quel mestiere. Cioè, ovviamente è un'appropriazione di valore collettivo, è un'appropriazione di valore collettivo, come ad esempio la cascata. La cascata è un valore, è un bene della natura, no? Le pratiche di consumo sono zero, se non fanno attenzione a questo, però possono addirittura contribuire a concentrarlo questo valore. Se si riduce l'offerta di suolo valorizzabile in vista della giusta considerazione della salvaguardia della naturalità, si incentiva la concentrazione dei lavori posizionali e si attiva la macchina autovalorizzante della rendita, ma questa, se lasciata correre con la sua tendenza autoaccrescitiva e l'indifferenza per il valore di uso locale, può determinare in modo collaterale non voluto una espulsione dei meno forti, dei più giovani, dei meno cittadini, la parallela concentrazione dei luoghi residuali può determinare, cioè, la creazione di periferie nelle quali può crescere la rabbia, ovviamente. La creazione di luoghi ricchi, la rigenerazione mossa dalla rendita fondiale può avere come contraltare automatico la creazione e il rafforzamento di luoghi poveri, dove calano drasticamente sia la riduzione della complessità sociale, le opportunità di scoperta, di scambio, la mixità e la serendipità. Allora, si può dire che l'accesso ai diritti sociali passa necessariamente per una corretta e ordinata formazione della rendita, infatti appropriate quelle, diciamo, valutazioni di Boigas in prima maniera, assolutamente, diciamo, perfette. Infatti, io sono napoletano, diciamo, quindi la cosa mi sta molto lontano, però le prime cose che si sentiva di Boigas erano condivisibili totalmente. Sembra che fosse posseduto. È una macchina potentissima questa, che si lo sa, che è una macchina potentissima che fa, diciamo, una terribile pressione. Anche perché è portata avanti, cioè viene portata avanti sulla spinta della necessità, la necessità a qualcosa di vero. Quindi è molto difficile resistere. Allora, l'accesso ai diritti sociali, sì, ok, continuo. Allora, vengo alla cosa detta all'inizio. Questo, sono stato pochi mesi, 10 mesi assessore ad Arzano, poi mi sono dimesso anch'io, ma prima di ad Arzano abbiamo fatto il regolamento edilizio e non abbiamo iniziato il piano. Nel regolamento edilizio c'è scritto, c'è un set di principi e una set di regole. La cosa più importante probabilmente è il set di principi e poi le regole, alcune sono, diciamo, esplicative di questi principi. Poi
era stato annunciato che il piano avrebbe retrocesso il consumo di suolo, cioè ottenendo un saldo necessariamente positivo di rinaturalizzazione con lo stesso meccanismo del regolamento edilizio che lo congela. Questo ha fatto sì che si sono accorti della cosa, diciamo. Perché il regolamento edilizio se ne è accorti di me. Il regolamento edilizio, il primo criterio, il primo principio dice che il suolo è una risorsa naturale, ambientale essenziale, eccetera, eccetera, e dice che qualunque trasformazione urbana dovrà prevedere un bilancio almeno non negativo in termini di suolo permeabile. Ci sta un meccanismo che dice che non si possono rilasciare assolutamente nessun permesso a costruire se non si ottiene questo risultato. Questo principio è tipizzato appunto in norme regolamentari ed è accompagnato con l'affermazione della centralità dei diritti sociali e civili, perché subito dopo c'è scritto che la città è una macchina produttiva, letteralmente fonte di produzione attraverso i meccanismi di formazione della rendita. L'accesso ai diritti sociali, precondizione perché i diritti civili trovino un significato, passa quindi anche per l'ordinata e corretta formazione di questa. Quindi il successivo criterio è la qualità del capitale spaziale, occorre contrastare l'impoverimento del capitale spaziale che rende manifeste le ineguaglianze, contribuendo a fissarle, regolamentare i processi di trasformazione urbana della vita civile che in essi si svolgono, significa contemporaneamente consapevolmente agire sulla costruzione materiale e la struttura delle combinazioni e relazioni fisiche che si determinano in essa in direzione della riduzione delle differenze non necessarie della segregazione. La città deve favorire l'inserimento degli individui e delle famiglie nella vita sociale, culturale, professionale e politica e garantire ad ognuno riconoscimento e rispetto. E quindi il diritto a non essere escluso, periferico, stigmatizzato, eccetera. Occorrerà che ogni processo di trasformazione dare priorità alla sicurezza, alla prossimità, alla comunicazione, alla connessione e alla manifestazione del collettivo. E quindi c'è il criterio del riuso della rigenerazione urbana che io metto perché è lungo, ma insomma sono le cose già qui dette fino adesso. In conclusione, in conclusione ho già detto tutto. I tempi ci sono sfuggiti, ma cerco di essere il più breve. Allora, innanzitutto vi ringrazio per avermi invitato come comitato e come associazione Salute e Vita. Vorrei però giusto spendere 30 secondi, un minuto hanno spento. Allora, giusto 30 secondi, un minuto a spendere delle riflessioni sul piano regolatore, perché io c'ero all'epoca con Fausto Martino, ero tra il 2001 e il 2006, prima che venisse approvato il piano, ero consigliere comunale, capogruppo di Rifondazione. E pur stando in maggioranza con il sindaco De Biase, fu l'unico, diciamo, del mio gruppo, pur essendo il capogruppo, e di pochi altri consiglieri a votare contro le varianti urbanistiche che furono l'effetto anche di una aggressione poi fisica, se vi ricordate, durante il Consiglio Comunale da parte di famiglie che erano state organizzate dal gruppo di potere che voleva impedire la discussione democratica sulle varianti, quindi fu denunciato all'epoca ed è alla cronaca, poi magari lo si dimentica. In quell'occasione la variante, la madre di tutte le varianti, giusto per citarne una, per sintetizzare, che era l'MCM, le cotoniere, chiamata così anche perché il piano Bregas pronto nel 2003, questo non capivo e non capivamo quelli che votavano contro, pur essendo in maggioranza, prevedeva che quell'area diventasse la zona industriale, quella dell'MCM, una fabbrica morta, regalata a Lettieri dal governo Prodi in precedenza e già morta, perché già quello era un regalo. Il piano Bregas prevedeva il 3,5 di indice di edificabilità di cemento da utilizzare in quell'area, diciamo lo stesso che esisteva come zona industriale, però la trasformava da zona industriale a zona commerciale.
la variante urbanistica di De Luca, non di quel consiglio comunale dove De Luca non era sindaco ma che decideva e che regalava, rispetto al piano che doveva essere approvato, che era pronto ma che non era pronto, non era approvato, regalava il 7,2 di indice di edificabilità, quindi più del doppio, 7,4, ricordavo male, 7,4, quindi più del doppio, e quindi questa cosa mi rendeva, da non tecnico, ma da membro della commissione urbanistica del comune, dove fui prontamente poi defenestrato dal mio partito, non capivo, dicevo, se il piano regolatore dice questo, quello che è pronto ma che non viene approvato e la trasforma in zona commerciale e residenziale, perché si fa una variante ufficialmente al vecchio piano, quello degli anni 90, in cui si dà un indice rispetto a Proigas del 7,4. Era una follia, è tuttora una follia. Quindi, giusto per capire perché, e per concludere su questo argomento, le varianti fanno contrattare la politica con il privato e quindi fanno gli affari, i piani regolatori dovrebbero garantire tutti e non i privati, un singolo privato che contratta direttamente con la politica. Però questa è storia. Ultima pillola rispetto il professor Mantanari diceva all'inizio sulla giustizia, sui tribunali, che è importante, è importantissimo, ma ricordiamolo, perché l'ha detto il procuratore Lembo rispetto alla vicenda delle fonderie, il purtroppo pensionato procuratore Lembo, quando interviene la magistratura interviene dopo che il reato si è consumato, quindi nel caso delle fonderie dopo che si eventualmente ci sono stati, per noi ci sono stati e lo stiamo dimostrando, i morti e gli ammalati sono già avvenuti, interviene dopo. La politica dovrebbe intervenire prima che si verifica un reato, e perciò quindi la giustizia è importante, ma il tribunale, ma è dopo, non prima. E quindi tornando invece alla vicenda dell'area del Comitato Salute e Vita, io chiederei umilmente anche alla professoressa Ioni di inserire anche il nostro comitato tra i cittadini ribelli e che resistono, non per altro anche perché noi abbiamo fatto con 153 persone un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo e pochi giorni fa abbiamo ottenuto, come per Taranto, quantomeno che abbiamo superato il primo scoglio, quello più pericoloso, che è stato accolto il ricorso per fondatezza della materia, per aver violato gli articoli 13, 8 e 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo, come per Taranto. A Taranto c'è stata due mesi fa la sentenza di condanna dell'Italia, della regione Puglia, il comune e così via. Così noi auspichiamo che a breve significa per la Corte Europea, purtroppo, anche se avevamo scritto che nel breve tempo possibile interverranno, discuteranno del nostro ricorso, almeno un paio d'anni, ci sia una sentenza di condanna del comune di Salerno, perché della regione Campania, dello Stato italiano e così via. Quindi tornando a noi, a quel territorio, perché in realtà le varianti che furono fatte, la follia che stravolgeva e che ha stravolto il piano regolatore, che non era quello del 2003 e che era pronto, in realtà non comprendeva le fonderie pisane. L'unica attività industriale che era un vetusto, come dicono loro poi nel 2006 nel piano, un stabilimento vetusto incompatibile con il territorio, e dove poi hanno previsto nel 2006, dove l'unica quindi industria che creava un danno, che oggi, il 3 ottobre 2018, il TAR di Salerno, prima l'ARPAC e poi il TAR, definisce un danno esiziale, ovvero mortale per la vita dei lavoratori e dei cittadini, delle popolazioni, loro si limitano a dire Vicinoli, noi diciamo fino alla stazione di Salerno, perché quello è un problema che riguarda i tre quarti del comune di Salerno, Pellezzano e Baronissi. Ebbene, quindi alla fine, mentre si manteneva quell'attività, l'unica che funzionava, che creava danni,
alla porta dell'MCM lo si regalava al doppio dell'indice e la si trasferiva. Si trasferiva a una cooperativa di una fonderia, i fonditori, sempre con una variante del 2003, lo stesso erano 4, che era morta anche quella, tant'è vero che poi ha aperto quella zona industriale, è fallita e l'ha acquistata, quindi con 4 soldi, la famiglia Pisano. Quindi i fonditori oggi sono di proprietà della famiglia Pisano, che ha fatto l'affare come lo fece a Foggia con l'altra fonderia che comprò all'asta fallimentare a Foggia. Quindi alla fine questa è la trasformazione di quel territorio, che è la valle dell'Irno, il fiume Irno e così via, zona SIC protetta dalla Comunità Europea, non è mai avvenuta in maniera con un disegno, ma lasciano la fonderia lì, creano però il centro commerciale, le cotoniere, creano altri palazzi. Oggi è notizia di 3 mesi fa, nel piano casa, che il piano casa utilizzato per creare altre centinaia e centinaia di appartamenti fuori dal piano regolatore, che non rientrano neanche in quella falsa crescita dimensionale, ma fuori, ha approvato in giunta il comune di Salerno la Ladir, un'altra attività industriale morta, chiusa da decenni accanto alla fonderia Pisano, per costruire senza il permesso dell'ASL, perché l'ASL disse, per una volta diciamo, l'ASL si ricordò che lì c'era una fabbrica insalubre prevista per legge e disse che non potevano dare il permesso a costruire un grattacielo accanto alla fonderia, quindi non c'è ancora quel permesso, però come sarebbe in giunta, non in consiglio comunale, ha approvato la costruzione di un palazzo di 15 piani, un grattacielo, accanto alle fonderie Pisano, la Ladis. Quindi concludendo, scusate, ma le cose sarebbero tante da dire. Concludendo, la situazione è questa, quel territorio non c'è stata un'idea di trasformare in area urbana e residenziale o commerciale quell'area, ma ci sono stati gli affari con i singoli imprenditori, quello di cui parlava Fausto all'inizio, attraverso le varianti, attraverso la giunta, attraverso tutte queste manovre. Io mi fermo qua, anche se vorrei invitare tutti il 23 marzo. Il 23 marzo a Roma c'è un corteo nazionale dove noi abbiamo aderito al Stop Biocidio a Napoli. Noi come Associazione Salute e Vita e Comitato invitiamo tutti il 3 marzo a Napoli al Mezzo Cannone, il pomeriggio o la mattina, ma non lo so, poi vi farò sapere comunicazione. C'è un'assemblea del Sud, per arrivare al 23 marzo a Roma al Corteo Nazionale per la Giustizia Ambientale e lo stravolgimento della modifica del clima, quindi per la modifica della vita di ognuno di noi. Quindi io concludo così, dicendo che il piano regolatore, il paesaggio della Valle dell'Irno è stata violentata e continua ad essere violentata non solo da chi ha gestito il piano e ha fatto in realtà il piano, perché noi che se ricordiamo l'ha fatto Barcellona, ha rifatto, ma Salerno, poi che si è messo la firma ma non ha fatto il piano per quanto ci riguarda. È stata la Valle dell'Irno violentata quotidianamente, lo continua ad essere, il fiume Irno è un fiume gravemente ammalato, anche se in zona SIC, perché la parte della fonderia, la parte sinistra, venendo da Salerno, da Fratte, è interamente costruita, tutto anche il letto dalle anime di fonderie e quindi da materiale gravemente inquinato, che invece di essere smaltito dalla fonderia attraverso come materiale industriale diciamo pericoloso, è stato messo lì e ha creato la strada, proprio una colmata, quella. Ed è la stessa tattica che anche nel 2015 l'ARPAC di Caserta, non di Salerno, perché ricordiamolo che l'ARPAC di Salerno ha 3 dirigenti e 5 funzionari inviati a giudizio per aver falsificato i dati e per aver permesso alla concessione poi di una AIA che mai doveva essere concessa a quella fabbrica nel 2012, e nel 2013 hanno coperto dicendo che i dati erano positivi e
erano buoni, in realtà già nel 2013 bisognava fermare quel mostro, quella fabbrica dei velini. Però alla fine l'ARPAC di Caserta scrisse, tra le varie cose, scrisse che quella fabbrica non aveva la cultura dell'area, i tecnici di quella fabbrica non rispettavano le BAT e le anime di fonderie, tutto il materiale, rifiuti tossici, pericolosi e non, venivano smaltiti, nascosti sotto i capannoni della fabbrica. Questo l'hanno scritto nei verbali dell'ARPAC di Caserta nel 2015. Quindi realmente concludo invitandovi il 23 a Roma, perché dobbiamo essere cittadini attivi. E quello che diceva Martino, Fausto Martino, che non possiamo pensare che tutto accada perché De Luca ha organizzato un sistema. C'è molta complicità, ci sono gli affari di persone che hanno avuto anche un vantaggio nel piacere da questo sistema di potere, ma soprattutto la complicità anche di persone che oggi magari stanno qua, però che all'epoca sono stati purtroppo partecipi di questo, non tu, non sto parlando di te, perché te ne sei andato quando non hai potuto più. E quindi questa è la situazione. Secondo me noi dobbiamo anche fare mia colpa per chi è capire che questo sistema si regge anche sulla complicità, altrimenti non ne usciamo. Grazie.